vita, di come ci siamo trovati da un punto di vista sanitario ad essere organizzati in quel momento. E l'altro, se vogliamo, un aspetto spirituale, non necessariamente confessionale, ma spirituale in un senso più profondo, che è quello che ha permesso poi agli eventi di prendere certe pieghe o di saper accedere o non accedere alle risorse disponibili o aver creato le possibilità e i presupposti per poter poi ricorrere a delle risorse in maniera intelligente. Da un punto di vista pratico abbiamo visto tutti com'è andata, mi ci metto anch'io per prima che dicevo, ma sì, devo confessare, i primi tempi il pensiero era non riguarda noi, anche perché i primi studi erano usciti, ho letto a suo tempo un lavoro fatto da un ricercatore di genoma, mostrava come questo virus, la SARS-CoV-2, avesse praticamente un'affinità elettiva per una popolazione da un punto di vista genetico di tipo cinese, sembrava proprio nato per Wuhan, aveva 50 punti di aggancio al loro genoma, per cui tutti in Occidente stavamo come il solito, tranquilli che tanto accadesse altrove, non ci riguardava. E poi è scoppiato l'inferno e in quell'inferno sono venute a galla tutte le magagne di un sistema sanitario che era stato distrutto nel tempo, una centralizzazione negli ospedali facendo dei conti con la vita che non funziona come i granelli di sabbia di una clessidra che scendono ordinatamente, no? Non puoi prevedere che la gente acceda agli ospedali dalle 8 alle 24 in orario continuativo, flessibile. E ognuno con patologie diverse in modo che vanno a saturare ovviamente i posti letto disponibili. Noi ci siamo trovati, ci troviamo con un territorio dove abbiamo visto alcune regioni sono affidate a sanità privata, altre a quella pubblica. La pubblica è stata amministrata in maniera diversissima. Nel Lazio, ad esempio, ho dei genitori anziani che vivono a Bracciano e per fare un'ecografia a 82 anni devono andare da soli con la macchina, perché sennò il tassì costerebbe molto, anche a 100 km. Quindi un tipo di tessuto così, con medici di base che si sono trovati anche impreparati, un po' tutti, ma allo sbaraglio, non gli sono stati dati gli strumenti. Quando il problema è divampato, veramente ognuno è andato con mezzi propri. Esisteva un piano pandemie? Ebbene, un primo piano era già pronto dal 2003, dopo la SARS. Io ho amiche, aspettate, scusate, mi sta chiamando una paziente, ho amiche e colleghe che lavorano in ospedale e nei cassetti degli ospedali c'è un piano pandemie che non si è potuto mai applicare perché nel frattempo il sistema sanitario era stato modificato e quindi non era in grado di seguire quelle linee che erano state stabilite insieme ai cinesi illo tempore. E quindi da un punto di vista pratico direi che non eravamo pronti. Beh, E c'è anche un altro problema che è l'evidence-based medicine. Dalla fine degli anni Ottanta ormai si lavora per protocolli. Quando è nata la evidence-based medicine, nell'animo di coloro che l'hanno sviluppata a partire dall'82-84, era nata in realtà con l'intenzione di dare anche importanza all'esperienza dei medici, ma sempre più ci si è spostati verso si fa quello che è documentato, scientificamente è provato, ci sono le pubblicazioni, e lì si va a incappare in una situazione di circolo vizioso, che se nessuno si muove per prima autorizzato, non partiranno nuovi protocolli, non verranno verificati e quindi si gira sempre su se stessi. In questo caso quello che ha aiutato è stato proprio l'atteggiamento di alcuni medici e di alcune persone che hanno agito non perfettamente in conformità con quello che si stava decidendo e quindi si sono trovate anche delle terapie più efficaci. Le notizie hanno viaggiato sulle chat, accanto alle fake news ci sono stati scambi reali di informazione. Quindi, qui è il livello spirituale, mi sembra di comprendere che finché c'è umanità e la possibilità di credere che qualcosa si possa fare al di là di quello che viene imposto, forse c'è lo spazio e c'è anche uno spazio di recupero di valori che in questi anni sono stati svenduti alle logiche del PIL. Ma io parlo in un modo che non so quanti possano condividerlo, non so perché la sanità sia stata considerata un bene che debba produrre reddito, la sanità costa come altre cose, come la scuola. Quindi ci sono aspetti del vivere civile che andrebbero potenziati e difesi e con i quali il discorso dell'economia deve cambiare, a mio avviso.
volevo chiederti una cosa da chi lo guarda da medico, perché ovviamente tu in questo periodo ti sarai anche interfacciata con i tuoi pazienti. E quali sono i limiti secondo te che vedi e quali sono le opportunità che ci ha portato questa cosa? Allora, soprattutto sono pediatra ma non lavoro solo con i bambini, ma avevo quella fascia di utenza che era quella che è stata toccata di meno. Allora, i limiti, come ho detto, sono stati che non erano disponibili, per esempio, delle misure di sicurezza per nessuno, non si sapeva neanche come fare accesso, non c'erano le mascherine perché venivano tutte da Wuhan, ma non è stato detto che le mascherine servivano, come ha studiato qualunque medico al quinto anno di medicina, esame di igiene, perché comunque riducono di almeno il 40% i famosi droplet o goccioline di Flug, dal nome di quello che l'ha scoperta a metà dell'Ottocento sulla saliva di una e sulla saliva appunto di una malata di tubercolosi. È stato detto che non servivano e che bastava tenere 1,5 metri di distanza, che non era perfettamente giusto quando la gente tossisce o parla, perché non si è usato dire, credo per motivi politici, che potessero essere utili, non dico indispensabili, per cui abbiamo assistito a gente che gira senza mascherina, per un italiano 1,5 metri sono 40 centimetri, persone che si sono, è così la distanza, persone che hanno fatto dei tutorial, io mi sono sbilanciata a quel punto perché dicevano ritagliate il tappetino del cane che è anche profumato e ci fate molto creativo, faccia vedere una mascherina che ci rendiamo conto che vai a inalare sostanze tossiche, era tutto allo sbaraglio, ai medici non hanno dato i guanti. Ora io ormai faccio attività soprattutto privata, per cui ho potuto gestire alcuni, non è che ci fossero tutti i virologi, generosamente si sono messi in mezzo, abbiamo visto quanti poi sono morti e ci hanno anche perso la vita. Alcuni si sono rifiutati di fare le domiciliari perché qualunque febbre era Covid. E di colpo la gestione era telefonica. A me è capitato di aiutare due persone che non erano miei pazienti con ragionamento perché non era Covid, ma il terrore era tale che neanche ci andavano a visitarli. Miei colleghi che conoscevo personalmente di ospedale sono morti perché li hanno lasciati a casa 8 giorni senza tampone. Guarda, mi viene da piangere. E poi sono dovuti andare da soli in pronto soccorso. Quindi, i limiti sono stati proprio quelli della mancanza dei mezzi, della mancanza di organizzazione, di regioni dove ognuno ha fatto per conto suo. Questa volta Zaia, per me, ha avuto il buon senso di ascoltare un esperto ed è stata la regione che è andata meglio, che scenda un velo pietoso su alcune altre, non voglio farlo diventare un problema politico. E il limite è stato il mancare di una guida centralizzata e che avesse il coraggio di dire le cose come stavano. Si poteva dire le mascherine servirebbero, ma non le potremmo avere subito. Poi sto benedetto marchio c'è. Se non riesci a metterlo in tempo limite, fai qualcos'altro, perché questo dipendere in maniera così stretta non è più un'interdipendenza, blocca la vita. Quindi anche questi parametri così rigidi per me sono stati un limite. Le possibilità sono tutte umane. Aver compreso che gioca molto l'inquinamento. Io poi devo dire che questo l'avevo visto dall'inizio, tu lo sai, ho pure scritto a Legambiente, mi hanno detto che non era possibile. All'inizio poi è venuto fuori che invece c'era una correlazione molto precisa, ci sono lavori che dimostrano che il virus viaggia sulle particelle. Quindi la consapevolezza che l'ambiente è interno, è quello del nostro corpo, che si è infiammato, risponde in maniera abnorme al virus, che oggi è uno, domani potrebbe essere un altro, quindi rivedere lo stile alimentare, rivedere i comportamenti, rivedere il rapporto con l'ambiente, chiedere delle politiche diverse e forse quello che abbiamo riscoperto tutti sono i rapporti umani, un uso della tecnologia più intelligente, perché in questo caso è servita e aiutato, non è stata solo una cosa compulsiva, e poter aver avuto 2 mesi per chi ce l'ha fatta per riflettere e prepararsi, credo io proprio, per questo parlavo di un livello spirituale, a un altro modo di stare al mondo e di creare connessione e consapevolezza. Io avrei finito perché mi avete dato anche tanto spazio. Ti ringrazio anche per la tua testimonianza, perché poi tra l'altro ci siamo sentite in questi giorni e mi raccontavi appunto anche questa cosa di Legambiente, così quanto poi alla fine il protocollo, lo standard, quello già stabilito, hanno ipse dixit, siamo tornati all'ipse dixit invece che cercare di andare magari ad indagare
oltre. Io sì. avevo chiesto anche a Rosella magari di dire la sua, e poi chiederei anche ad Andrea, che da psicoterapeuta immagino che in questo periodo, Andrea Vaglica, che vedo qui, immagino che anche lui in questo periodo, come dire, abbia avuto delle esperienze, ci potrà dire anche se lui e i suoi pazienti erano pronti a quello che c'è. Rosella, ci sei? Sì, adesso facciamo parlare, eccola qua. Rosella, e poi sì. Dopo magari facciamo parlare Andrea, poi ho visto che c'è anche Marino, ci sono parecchie persone, poi ovviamente chi vuole parlare, anzi io le persone che conosco personalmente ho chiesto di parlare, di raccontare, però poi ognuno porti la propria esperienza, perché credo che in questo momento serva proprio la comunità per magari cercare di capire come... Cioè, in tutti i suoi frangenti. Rosella, che mi ha mandato delle bellissime foto con una bellissima mascherina in questi giorni dalla sua dal mio studio. Ciao a tutti. Allora, cerco di proseguire nella strada che ha aperto Lucilla, che ha parlato appunto degli aspetti medici. Io da biologa parlerò più degli aspetti biologici, ma anche degli aspetti spirituali. E vedremo che gli aspetti biologici e spirituali in qualche modo si toccano in questa vicenda. Allora, la domanda è, eravamo pronti? E no, non eravamo pronti. Non eravamo pronti dal punto di vista medico, ma non eravamo pronti neanche dal punto di vista della nostra capacità di accettare uno tsunami, no? Perché penso che ognuno di noi abbia avuto nella vita l'esperienza di vicende che ci colpiscono quando non ce l'aspettiamo. E quindi rimaniamo sotto shock, quindi poi lo psicologo potrà dire anche la sua dal punto di vista della psiche. Rimaniamo sotto shock, ma per tanti motivi. Intanto un primo motivo è quello dell'incredulità, ma l'incredulità in questo caso è legata anche al fatto che è un evento molto particolare, cioè un evento che ci arriva addosso provocato da un agente che noi non vediamo, e questo è stato l'aspetto che fin dall'inizio mi ha molto colpito, perché essere presi sotto da una macchina, avere una malattia, avere un grosso lutto, sono tutti eventi molto pesanti nella vita di una persona, ma che arrivi qualcosa che noi non vediamo, che non conosciamo, e a meno che non si siano fatti appunto studi di virologia, oppure come nel caso mio, che ho lavorato tanti anni con le colture cellulari e quindi ho una pratica anche dal punto di vista dell'evitare l'inquinamento da virus e da batteri nelle cellule, quindi diciamo prendere in considerazione che esistono delle entità anche biologiche che noi non vediamo, ma che hanno una fondamentale importanza sul nostro corpo e comunque su altri organismi viventi. Ecco, diciamo che questo è stato un aspetto molto particolare. Perché mi ha così colpito? Mi ha colpito perché in campo di spiritualità, tanto per riallacciarmi a quello che diceva Lucilla, la nostra società è una società che è materialista, diciamo, nella sua accezione più vasta. E materialista significa che prestiamo attenzione, la maggior parte di noi presta attenzione soprattutto a cose concrete, cose di cui possiamo avere un'esperienza concreta. Tutto quello che non rientra nel range molto limitato dei nostri sensi, nel range visivo, nel range auditivo, eccetera, la maggior parte di noi considera come non esistente, non c'è. E invece diciamo che questo fatto del virus, che noi non vediamo, non sentiamo, non odoriamo e di cui non abbiamo consapevolezza, è comunque una essenza, possiamo anche paragonarla ad un'essenza spirituale in qualche modo. Ci sono degli studi molto interessanti sui quali però non voglio naturalmente soffermarmi, sul fatto che i virus sono all'inizio del Big Bang, no? Quindi la formazione di molecole proteiche e di molecole, diciamo, di DNA oppure di RNA, che hanno dato poi l'origine alla vita. Ma questo, diciamo, è un campo che magari è interessante, ma che non voglio approfondire qui, né sarei in grado di farlo. Quindi
cercare di far fronte ad un nemico sconosciuto, invisibile, che non tocchiamo. E anche questo, il discorso delle mascherine. Il discorso delle mascherine è quando ci dicono non toccatele dall'esterno perché vi inquinate le mani, oppure lavatevi spesso le mani, eccetera. Io capisco che sia un discorso difficile anche da capire nella sua essenza. Quindi il terrore di questo virus è un terrore molto profondo, ma è il terrore che non è un terrore diverso da quello, ad esempio, della morte, dell'occulto, della, il terrore che noi abbiamo per tutto ciò di cui non abbiamo un'esperienza sensibile, no? Attraverso i nostri sensi. Quindi è un terrore che va molto nel profondo. Siamo impreparati, ma questo forse è una buona occasione per prendere coscienza anche di questi aspetti e per cominciare a considerare anche aspetti che la nostra società, come ad esempio quello della morte, ha allontanato in maniera decisa. Quindi la visione delle bare a Brescia, fatte vedere, e qui bisognerebbe appunto mettere l'accento anche sulla l'importanza della comunicazione di certi eventi, delle bare a Brescia sono state fatte vedere appunto per incutere un terrore, il terrore alle persone, mentre invece poteva essere un'immagine misericordiosa, un'immagine di pietà, poteva essere un'immagine che ci riconciliasse anche con un aspetto importantissimo della nostra vita, che è la morte, no? Quindi ecco, questi sono, qui mi fermerei. Questi volevo chiederti una tua opinione anche da biologa, perché poi tu, il tuo mestiere è quello di aver fatto la biologa per tanti anni. Rispetto a questo virus, che idea ti sei fatta? Allora, rispetto a questo virus mi sono fatta l'idea che, e questo è l'altro settore di cui io mi porto avanti, di cui mi occupo quotidianamente, il virus, che è l'ennesimo virus della stessa famiglia e che diciamo sarà l'ennesimo virus seguito poi da altri virus che porteranno altre pandemie. Apro parentesi, si sapeva da tempo che noi saremmo stati soggetti ad una pandemia e non si sapeva quando sarebbe arrivata. A che cosa è dovuto questo virus? È dovuto ad un bilancio alterato in quello che è il nostro equilibrio biologico nel nostro organismo e tra noi e l'ambiente esterno. Quindi la Terra sta subendo da moltissimo tempo un attacco indiscriminato da parte dell'uomo. E quindi il discorso, ad esempio, degli allevamenti sicuramente contribuisce a creare questi virus e queste pandemie. Il discorso della terra che è stata sottratta a certe specie animali, che quindi si sono trovate a convivere anche con l'uomo in un habitat che non era loro, questo è un altro discorso. Poi c'è tutto il discorso dell'alimentazione, che è un'alimentazione che riduce le nostre difese immunitarie, oltre a ridurre le difese immunitarie della terra. Quindi è sempre un equilibrio yin e yang che noi dobbiamo andare a vedere. Per quale motivo abbiamo adesso questo fenomeno, questo tsunami? Abbiamo questo tsunami perché uno tsunami si produce tutte le volte che si altera un equilibrio sottilissimo, finissimo, molto delicato, che l'uomo si sta comportando come il classico elefante che entra nella cristalleria, no? A proposito di tsunami, volevo parlarne anche con Andrea, appunto, Vaglica, che fa lo psicoterapeuta e che, come dire, cioè, credo che per i tuoi pazienti, per il tuo tipo di lavoro, questo, cioè, lo tsunami credo che lo hai vissuto proprio davanti alla porta di casa. Andrea è stato tra i primi a parlarne, tanto l'ho intervistato io direttamente, di quello che accadrà, potrebbe o anche che accadrà dopo questa serrata a livello psicologico, cioè non una pandemia ma una cosa diversa, adesso ce ne parla magari. Una pandemia forse anche psichica.
Ne parlavo anche ieri a una televisione che mi ha intervistato e ho pensato a te, Gero. Ciao Anna Maria, ciao a tutti. Sembra, mentre parlava Rosella, sembra che ci eravamo messi d'accordo. Perché anche per me il fatto che sia un nemico terribilmente reale, ma invisibile, è dal punto di vista psicoanalitico fondamentale per comprendere a livello interiore quello che sta succedendo. Il fatto che noi non lo vediamo ha a che fare con tutta quanto una catena di stati emotivi, di sentimenti, di emozioni, insomma, di aspetti che nella mia logica hanno a che fare con l'inconscio. Noi sappiamo che l'inconscio può essere da una parte un ambito meraviglioso, creativo, illuminante, ricchissimo, ricco di istintualità che può essere messa in sintonia all'io e allora una persona sta magnificamente, o può essere un luogo oscuro e spaventoso, quello che Jung chiama ombra. Allora, quello che ha evocato questo virus è anche gli aspetti ombra dell'inconscio, quindi che se da una parte il mondo può essere visto come sostenitivo, a me piace chiamarlo anima mondi, riprendendo dal Rinascimento, poi d'altronde come faceva lo stesso Jung, in questo caso si può parlare dell'ombra mondi. E noi come abbiamo reagito? Noi abbiamo reagito come spesso facciamo con le cose che ci spaventano, come spesso facciamo con l'ombra. Come trattiamo la nostra ombra, il nostro, spiegato in modo semplice, il nostro lato oscuro? Cosa ne facciamo? Ci difendiamo, quindi la neghiamo. No? Come giustamente diceva Lucilla all'inizio, no? Una cosa che riguarda solo i cinesi, me lo ricordo anch'io questo, no? Anch'io l'ho detto, confesso. Ma l'abbiamo detto tutti, Anna Maria, vabbè, tipo influenza, ci siamo caduti tutti, no? Sì, è un'influenza, forse un po' più rognosa, si era capito subito che si trasmetteva un pochettino più facilmente, ma nessuno avrebbe pensato, almeno non io, pensato a migliaia di morti, no? Poi dopo quello che realmente è stato, no? Ed è. Cioè, non è passato per nulla. Questa ombra mondi e questo aspetto di negazione poi si ripercuote proprio sul singolo, cioè non è una cosa che è soltanto a livello globale, è qualcosa che è a livello strettamente personale. E quindi come lo vediamo a livello personale? A livello personale lo vediamo con una grande confusione. Cos'è che veramente ci fa star male? L'indefinizione. Allora, non vediamo il nemico, per cui questo stimola aspetti paranoidei. Facciamo confusione, questo l'ho detto in diverse occasioni in cui mi sono trovato a parlare, facciamo confusione, pensiamo che sono le persone, tutte possono attaccarci il virus, non solo il portatore del virus, quindi diventiamo diffidenti, cioè c'è questo fraintendimento, no? Per cui diventiamo diffidenti di qualunque persona entriamo in contatto e abbiamo questa indefinizione di sapere come, quando passerà, come passerà, quanto tempo durerà, no? Quando uno sente dire certe cose che possono anche essere reali, no? Che se non si trova una terapia efficace o qualcosa che possa essere efficace potrebbe durare anche a lungo. E questa cosa, ma no, viene assolutamente negata. No? E invece è semplicemente la realtà. Questa indefinizione è quello che ci porta a stare male, no? A vedere la casa. Perché mi ricordo anche nell'intervista di Gero, quello che avevo detto, che il problema è che poi dopo si corre il rischio, già adesso, già nella fase 2, che da una parte c'è il desiderio, sì, usciamo, questa fase 2 poi non è tanto diversa dalla 1, no? Una 1,5. Ecco, quindi usciamo, mentre invece c'è, dal punto di vista della realtà, ancora da prestare attenzione, no? Questo è un contesto reale. Dall'altra parte vorrebbe dire abbandonare, almeno per alcune persone, quello che viene considerato come il luogo sicuro, il porto sicuro. No, casa è il luogo sicuro, fuori gli aspetti paranoidei che dicevo prima e gli aspetti ombra, fuori c'è il male e questo è, se, per chi la può vivere in questo modo, questo diventa pericoloso perché sviluppa delle angosce che diventano angosce collettive. E secondo te che cosa possiamo imparare da questa esperienza? Guarda Anna Maria, questo è il lato positivo secondo me, per volercelo vedere, perché chiaramente siamo tutti sofferenti per questa situazione. Però quello che possiamo imparare, allora c'è una paziente che mi diceva qualche giorno fa, dottore, non vedo l'ora che tutti tornano come prima, io vorrei tutto esattamente come prima. Io cosa le ho risposto? Speriamo di no. Perché
Se tutto quanto questo poi non ci lascia un segno di qualche tipo, non ci insegna nulla, no? Queste migliaia di morti, questa situazione, quindi da qualunque punto di vista la vediamo, questa situazione qua deve portarci a una trasformazione. Un po' come succede, Anna Maria, lo sai che a me piace molto l'alchimia, no? Sì. Allora tutto quanto questo mi sembra una grandissima nigredo, una grandissima opera al nero. No? Allora l'opera al nero diventa, è sì distruttiva, ma diventa efficace poi nella sua trasformazione, no? Io smonto una cosa, la faccio a pezzi nell'opera al nero, perché poi dopo ci sia qualcosa che sia più luminoso. Allora, quello riguarda il dopo, ma adesso quello che io posso fare, il lato positivo, è quello di un lavoro su me stesso, e questo non è che lo dico io perché sono un psicoanalista, no? Ma il lavoro su se stesso ognuno lo può fare a modo suo. Siamo in qualche modo costretti all'introversione. Siamo costretti a guardarci dentro, siamo costretti a fare delle riflessioni. Sarebbe drammatico se questo non lo facessimo e ci facessimo scivolare le cose. C'è un tema, ad esempio, molto importante anche per quanto riguarda il mondo del lavoro, perché tra l'altro vedevo che c'è Marino Masucci che è connesso, c'è Pierluigi Testa che si occupa di economia, ci sono anche delle persone che si occupano di economia che sono, e poi ci sono delle imprenditrici, perché ho visto Ilaria Milana, Emanuela Della Tana, e credo che ci sia anche Cristina Sociani, quindi tutta una serie di imprenditori che si trovano. Ilaria ha una libreria, Emanuela organizza eventi, quindi tutta una serie di persone che si sono trovate in 448 a dover cambiare tutto anche nell'impostazione del lavoro. E io stessa io sto lavorando online, lavoro, qualche paziente lo incontro anche di persona. Ma il mio lavoro oggi come oggi è principalmente con Skype. E anche per quanto riguarda me, io ho sempre lavorato in un ufficio, andando al lavoro in metropolitana e stando in un edificio con 7.000 persone, il giorno prima, il giorno dopo mi sono trovata a lavorare in smart working. Io ringrazio il cielo comunque di continuare ad avere un lavoro. Però il tema del lavoro è uno dei temi centrali in questo momento, perché poi tra l'altro leggevo ieri, l'altro ieri, che si prevede che ci sarà almeno una persona, cioè una persona che una su due perderà il lavoro, sarà messa in cassa integrazione. Quindi volevo chiedere anche a Marino, che si occupa proprio di lavoro, di sindacato e di trasporti, che tra l'altro a Roma sarà un tema piuttosto importante anche per pensare di poter prendere un qualsiasi tipo di trasporto. Come vede la situazione? Marino, ci sei? Deve aprire il microfono. Sì, ecco. Marino, devi aprire il microfono. Sì, sì, mi sentite? Sì. Diciamo che dal punto di vista del lavoro le cose si complicano. Eravamo pronti, la domanda è, eravamo pronti. La fragilità e la precarietà del lavoro c'era pure prima, diciamo che il coronavirus forse ha amplificato tutta una serie di carenze che già erano presenti. Io farei questo primo giro con tre suggestioni. La prima, quella che mi viene in mente subito, è quella del valore del lavoro. Cioè finalmente abbiamo capito che ci sono dei mestieri, delle professioni che sono essenziali non solo per l'economia ma anche per la società. Mi viene da pensare alle aggressioni ai medici nei pronti soccorso, alle aggressioni agli autisti sugli autobus da parte dei cittadini che negli ultimi tempi erano veramente arrivati a livelli di guardia, e riscoprire che ci sono delle professioni che sono per la società importanti e probabilmente essenziali è un elemento, secondo me, di riflessione comune. Tra l'altro ci sono delle professioni molto sottostimate. Immagino i corrieri di Amazon, quelli della logistica, che pertanto così, per conoscenza vostra, sono sottoposti a ritmi di lavoro incredibili, addirittura per fare i bisogni fisiologici hanno una busta di plastica dentro il furgone perché non possono fermarsi a fare i bisogni. Hanno delle consegne intorno ai 300-350 colli giornalieri. E su questo pure una riflessione la dovremmo fare, cioè la cosiddetta logica del capriccio, che è quella, la logistica del capriccio, che è quella che a mezzanotte ci svegliamo e decidiamo di farci arrivare il pacco alle 6 di mattina, dovrebbe comprendere anche una riflessione nostra sul fatto che dietro c'è tutto un processo e ci sono dei lavoratori che sono sottoposti a ritmi pesanti. Un'altra cosa sulla riflessione del valore del lavoro è quella che effettivamente ognuno di noi sta percependo che una vita senza lavoro
è una vita, diciamo, un po' complicata. Io sento molti amici che mi dicono: non vedo l'ora di tornare al lavoro, non vedo l'ora di fare qualcosa, e questo secondo me è un elemento, anche questo, che vi lascio di riflessione. Invece quello che riguarda più il lavoro, sì, effettivamente tutti gli studi, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha stimato in circa 25 milioni di disoccupati probabili, sono circa adesso 185 milioni, e quindi c'è un aumento del, insomma, una percentuale notevole. E siamo preoccupati come sindacato, perché effettivamente l'economia italiana non era quella tra le meglio, diciamo, posizionate. Noi crediamo che come sindacato bisogna innanzitutto rivedere il ruolo economico dello Stato, cioè forse negli ultimi tempi lo Stato aveva arretrato moltissimo la sua capacità di gestire alcuni servizi pubblici essenziali, parlo della sanità, parlo dell'istruzione, parlo anche dei trasporti. Probabilmente la stagione delle privatizzazioni deve essere un po' rivista. Immagino che tutti voi ricordate il Ponte Morandi, che è stato assegnato a una società privata e casualmente aveva avuto l'anno precedente 1 miliardo di utile netto dopo le imposte e si era dimenticata di fare manutenzione. Questo è, diciamo, un esempio. E quindi il ruolo economico dello Stato, secondo me, mai come in questa situazione, debba essere quello di orientare il mercato. Quindi siamo purtroppo vittime di una logica di natura numerica dove tutto viene calcolato in base a costi-benefici, quando poi sappiamo che le relazioni umane non tutte possono essere costi-benefici. Cioè, sapere che c'erano posti di terapia intensiva insufficienti rispetto alla pandemia era basata esclusivamente su un'analisi econometrica dei costi-benefici, cioè quante possibilità ho che arrivi una pandemia, una su 100, e allora vabbè, i posti di terapia intensiva non li tengo per come dovrebbero essere nel picco maggiore. Questo si ragiona in tutti i campi, cioè in tutte le situazioni di lavoro viene calcolato in termini numerici. Io credo che noi, e questo è Mariana Mazzuccato, che è un'economista che è stata messa nel team di Conte, che tra l'altro è una delle economiste più stimate in questo momento. Lei sostiene, per esempio, che gli investimenti, i sussidi che deve dare lo Stato alle imprese devono essere vincolati al fatto che le imprese devono trattenere i dipendenti, una volta finita la pandemia li devono formare, li devono preparare, devono aprire l'organizzazione del lavoro alla fabbrica 4.0, l'organizzazione del lavoro probabilmente non può essere più burocratico verticale, ma deve essere chiaramente di natura partecipativa. Insomma, tutta una serie di problemi che il Covid ha amplificato. Io spero che ci servano, come diceva il dottore psicoterapeuta che mi ha preceduto, che ci serva comunque come insegnamento quello che è accaduto. Io volevo chiedere una cosa, perché abbiamo parlato, tu ti occupi ovviamente di grandi aziende, però qui abbiamo invece due imprenditrici, piccole imprenditrici. Volevo fare una domanda, scusami, prima di passare oltre. Per te oggi è una giornata importantissima. È il 1° maggio, festa del lavoro. Un anno fa nessuno avrebbe preveduto che questa giornata, che in genere dovrebbe essere di festa, oggi veda le strade completamente vuote e nessun suono di musica e molta molta tristezza. Da sindacalista, allora, innanzitutto, per chi non lo sapesse, il 1° maggio si festeggia perché nel 1866 a Chicago furono uccisi una serie di persone perché facevano la battaglia per le 8 ore. Stiamo parlando di più di un secolo e noi stiamo nel 2020 che ancora lavoriamo 8 ore. Quindi immaginate qual è stato il livello di evoluzione dell'orario di lavoro rispetto alle tecnologie e ai processi produttivi. Cioè stiamo ragionando ancora 8 ore di lavoro, 8 ore di riposo, 8 ore di svago. Era questo, erano anarchici e purtroppo devo dire che poi sono stati uccisi e stiamo parlando di questo. Il 1° maggio, questa sera, per chi volesse, comunque i concerti sono previsti, quindi se qualcuno si vuole collegare
sono previsti. Consiglio però un film di Ken Loach che sta sulla 7, che è molto bello e vi invito a vederlo. Quindi il primo maggio così è un po' pesante, devo dire. E io volevo parlare a proposito di pesantezze, di difficoltà per le imprenditrici. Qui abbiamo Emanuela Della Tana. Emanuela, ci sei? E abbiamo anche Ilaria Milana, che anche lei ha una libreria qui a Roma, dove organizzava eventi, e credo che anche per Ilaria la situazione sia... Tu hai una società di comunicazione che organizza eventi. Quindi ti volevo chiedere, insomma, eri pronta? Ciao a tutti. Io organizzo una società che organizza grandi eventi di piazza, quindi grandi assembramenti, perché l'evento con cui siamo, attraverso il quale ci siamo conosciuti con Anna Maria, è stato il Festival dell'Astrologia che abbiamo organizzato l'anno scorso a Salso Maggiore, che era previsto a marzo quest'anno. È per noi un piccolo evento, perché gli eventi che organizziamo vanno dalle 40.000 persone in su, quindi tutto bloccato. Il tema vero è che non eravamo pronti come imprenditori. Io credo di essere invece stata molto pronta come persona, perché a livello personale non ho avuto per un attimo paura, tant'è vero che ho, sebbene avessi frequentato molto le zone di Brescia, di Padova e di Piacenza per motivi di lavoro fino a pochi giorni prima del lockdown, l'ultimo appuntamento il 4 marzo, però non ho mai avuto paura, forse per questa consapevolezza che diceva Rosella, che insomma ho sempre cercato anche di nutrirmi in maniera corretta. E il tempo passato in casa è stato un tempo bellissimo. Mia carissima amica, e penso che se avessi perso questa amica in una situazione normale avrei sofferto molto di più. Mentre la possibilità di dedicarmi alla meditazione me l'ha fatta incontrare, mi ha fatto capire che questo velo è molto sottile, che come non si vede il virus, non si vedono magari le persone care, però ci sono. E quindi per me, veramente, io sto vivendo un'esperienza molto positiva. E quindi per me la domanda, in realtà, anche come responsabilità, come imprenditrice, è invece di dire, ma come... è che a livello individuale penso che posso farcela, qualsiasi cosa accada credo di potercela fare, perché credo di avere radici profonde e flessibilità sufficiente, e anche perché credo che si sia capito molto chiaramente in questo periodo che le cose superflue sono quelle che costano tempo e soldi, mentre le cose vere, le cose essenziali, magari prima non riconoscevamo, sono quelle che non costano niente. Quindi a livello individuale qualcosa succederà, però ho la responsabilità invece di altre persone, di una società, e quindi quello che forse mi fa più paura è di non sapere quali saranno gli strumenti per affrontare il domani e avere una consapevolezza che viviamo sempre di più in uno stato iperburocraticizzato che non ci aiuta, che pone continuamente degli ostacoli, e dove manca una politica coraggiosa che sia in grado di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di prendere delle decisioni, e manca su tutto l'arco costituzionale, purtroppo. E quindi come faremo? Secondo me è la domanda su cui dobbiamo interrogarci di più. In questo gruppo c'è anche un economista, e tra l'altro ieri con Pierluigi Testa ne avevamo parlato anche un po' di persona. Adesso volevo chiedere anche a Ilaria, che prima di dare la parola a Pierluigi, volevo chiedere anche a Ilaria Milana, che ho visto prima collegata, anche lei ha una grande libreria, una gran bella libreria qui a Roma, e dove organizza eventi praticamente tutti i giorni, e voi avete aperto qualche giorno fa, e volevo chiederti come sta andando. Ciao, sì, qualche giorno fa il governo ha deciso che le librerie rientravano tra i beni essenziali, e quindi abbiamo riaperto nel Lazio nel lunedì 20.
Come sta andando? In modo strano, nel senso che sembra di lavorare in vacanza. Qualche ora di apertura, i distributori che un po' funzionano, un po' no, le persone che vengono, ma vengono solo in determinati orari. Diciamo che mi associo a quello che è appena stato detto. Anch'io posso dire che sul piano personale ho, non solo, ho sfruttato molto bene questo periodo, ho imparato tante cose. Il problema è invece l'azienda, cioè cosa ne sarà domani delle librerie, in particolare della mia libreria, cioè un posto dove buona parte delle attività vengono fatte in aggregazione, perché adesso, a parte il fatto che si creano momenti anche ora di aggregazione quando arrivano più persone tutte insieme, ma poi pensate alle presentazioni dei libri, i corsi, le feste. La libreria di per sé è un punto. È una zona, è un luogo fisico e vive sulla, diciamo, è un posto dove non solo si incontrano le idee dentro i libri, ma si incontrano le idee tramite le persone che si incontrano. E tutto questo è un modello che dovrà essere sostituito, tra l'altro, o quantomeno trasformato. Tra l'altro, ritornando così all'origine, così al tema dell'incontro, cioè eravate preparati? Io mi rendo conto ora più che mai quanto non fossimo preparati, quanto avessimo per esempio trascurato l'evoluzione tecnologica, per dire appunto la possibilità di fare incontri a distanza, banalmente. Certo, c'è da dire che quando il governo ha deciso che le librerie potevano aprire, io ho contatti con tutti i librai d'Italia, varie chat, associazioni, eccetera. Nonostante fosse economicamente insensato e sul piano della salute anche vagamente pericoloso, c'è stato soprattutto un grande entusiasmo. Questo a dire che il lavoro non è solo guadagno, cioè che il lavoro è soprattutto ruolo. E questo è il tema grande che ci dobbiamo porre. Ritornando così, al discorso che si faceva sul fatto che il PIL così, è il risultato solo di risultati economici delle varie, appunto, della produzione, della produzione di un paese. Bisognerebbe un po' ritornare al famoso discorso di Kennedy che ci raccontava quanto fosse ingiusto che il PIL non contasse tutta una serie di cose che sono fondamentali per l'esistenza di ognuno di noi. Vedo Gero che è perché pensiamo l'arte, ecco. Pensiamo la cura degli altri, pensiamo, non so, l'autoapprendimento, pensiamo tutta una serie di cose che non vengono conteggiate nel PIL e che invece, diciamo appunto tutto il mondo della cultura e dell'arte, in qualche modo rientra in questa distrazione generale. Tra l'altro mi sento chiamato molto in causa perché il detto con la cultura non si mangia, durante questa pandemia è stato verificato proprio l'esatto contrario. Voglio vedere questa pandemia, questa reclusione imposta senza i film, senza i libri, senza le storie, senza la musica, sarebbe stata intollerabile. Ora, dargli un prezzo si può fare in termini di copie vendute, cosa, ma dare un senso di a partecipazione, magari appunto gente che guarda un genere di film e poi si ritrova, o ascolta un genere di musica e poi lo ascolta insieme agli altri, eccetera, e ha aiutato tantissimo le persone a passare un pochettino A meglio. resistere, diciamo così, perché Esatto. comunque si è trattato anche di resistere. E Sì, tra ma la l'altro. cultura in generale è l'anima di una società, è la sua capacità di anche evolvere, perché poi guardando un film, leggendo un libro, si impara, si capisce, si vivono situazioni che non si sarebbero mai potute vivere, si capiscono, insomma, voglio dire, tutto il sistema di evoluzione della conoscenza si basa sulla cultura, ed è un valore che se conti solo sul piano economico non percepisci, anzi, tutt'altro. Fabrizio Gurias, che ha scritto, sia Lucilla sia Fabrizio, perché poi abbiamo chiuso il microfono proprio per evitare tutti i rumori di fondo, messaggini vari che arrivavano alle persone. Lucilla scrive: la bellezza è un valore per l'anima. Fabrizio Toreschi, in Bhutan calcolano la felicità interna Lorda, noi lorda. abbiamo soltanto questo. Magari dopo Fabrizio gli
gli chiediamo di commentare questo. Io volevo adesso volevo passare un attimo la parola a Pierluigi, che Pierluigi è diciamo così presidente di un think tank. Ah, che bello, con dietro il... Sei a San Francisco? O stai nascondendo? Ecco qua. Oh, eccomi qua. Sì, non... Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ah, fantastico. No, e che usando Zoom con il telefonino ti dà la possibilità di mettere uno sfondo e mi ha messo l'unico disponibile, questo qui, col ponte. Okay, okay. Non sono però, devo dire la verità, non sono riuscito a toglierlo. Cioè, l'ho messo 2 mesi fa, ma non l'ho tolto. Non so. È bellissimo per te che ti occupi di economia. Hai un ponte che emerge dalla nebbia. Dalla nebbia. Volevo prima di dare un... Allora, oggi volevo darvi una panoramica finanziaria, la situazione in cui è l'Italia, collegarmi con la politica e dare un paio di conclusioni economiche. Però volevo rispondere innanzitutto a una sollecitazione che era provenuta dalla dottoressa, la psicologa. La questione politica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, diciamo che il direttore generale della sanità, allora io sono presidente di un think tank a Trinidad e Monti, stando in centro di una piazza, diciamo quello che devo avere non è un'abilità, ma anche stando passivo mi arrivano le informazioni, anche informazioni di prima mano di persone che lavorano direttamente nell'organizzazione. Sembra che questo etiope, che è il direttore, dell'organizzazione, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbia fatto, qui sembrerebbe, carriera grazie al fatto di aver, come dire, indirizzato in un certo qual modo la gestione della SARS e quindi sia stato appoggiato dalla Cina. Io non voglio dire cose che sembrano scomode, infatti utilizzo il condizionale proprio perché è bene sapere anche, è bene farsi delle domande, perché poi non avviene nulla mai per caso. Non ve lo do come informazione certa, però a me è arrivata in certo qual senso qualificata. E sono d'accordissimo con tutti gli interventi, nonostante trasversali, interdisciplinari che ho sentito fino ad ora. E mi preme anche sottolineare come in realtà ci sono dei paesi in Europa che hanno messo la cultura al centro dell'agenda politica, dell'agenda anche quantomeno di come si governa il paese, di come si governano le relazioni con l'estero, e una di queste è l'Inghilterra. E sempre controcorrente, giova ricordare come il premier inglese, una persona che in questo momento se fosse collegata con noi, il premier quello che ha avuto la malattia, Boris Johnson, poteva parlare tranquillamente in latino o in greco in questa conversazione. Quindi diciamo che è una persona cresciuta a Oxford ed era il pupillo di Margaret Thatcher, quindi informazione che è passata mainstream. Io parlo in maniera indipendente, quindi non sono un tifoso dei governi esteri, ma bisogna dare anche la giusta rilevanza, e quindi è una persona super qualificata, ecco, poi che i messaggi passano in un certo modo. E diciamo, ecco, per quanto riguarda invece quello che ho percepito della crisi, io purtroppo faccio parte di quelli che hanno capito al momento giusto che era arrivata in Italia. Io ero a febbraio, inizio febbraio, tornavo da Londra e appena in aeroporto mi hanno fatto lo scanner umano, siccome so leggere, ho sviluppato questa sensibilità per necessità, i segnali deboli, chiamai subito 3-4 persone vicino a me e dissi loro: è finita, è entrato, non so come faremo con i nostri figli e con le nostre cose, con le nostre attività, perché qui è finita del tutto. E non lo dico con presunzione, perché poi sono il primo anche a manifestare la mia paura, la mia inadeguatezza rispetto a questa situazione. Quindi un conto è capire le informazioni esterne, un conto è gestirle. Quindi a capirle l'ho capito immediatamente, sono stato un pioniere. A gestirla sono l'ultimo, purtroppo una gran paura anch'io, credo parte dei non sanità e delle persone non implicate nelle discipline mediche. Oh, venendo a noi, per quelle che sono, mi è piaciuto molto anche l'intervento del sindacalista, bellissimo sentire parlare il sindacato in questo modo, costruttivo e quant'altro. Abbiamo un problema noi, un problema che questa crisi conosciamo comunque poco, rispetto anche a quella che fu denominata Lehman Moment del 2008, e potrebbe, anzi è molto più grave di quello che potremmo aspettarci, perché a differenza della crisi finanziaria, questa impatta su dinamiche reali, quindi il lavoro, molte attività, ed impatta anche sugli standard di consumo. Qui ritorno magari brevissimamente verso la conclusione. La politica monetaria in questo, vista da molti come la soluzione, in realtà serve solo a prendere tempo. Cosa intendi per politica monetaria? Qui non tutti sono così economisti come te, magari. Oh, esatto, sì, infatti cerco anche di semplificare. Cioè il fatto che la BCE, veniamo alla BCE, che ha previsto questo strumento che si chiama il
il PEP, il purchasing program, l'acquisto di titoli di Stato, questo inondare il sistema però non risolve il problema di fondo, di risorse, non risolve il problema di fondo che le imprese comunque chiuderanno perché non hanno mercato, perché molti di noi cambieranno gli stili di consumo e non compreranno più, non con la stessa frequenza, e non sentiranno più il bisogno di fare quegli acquisti che facevano prima. E soprattutto con la chiusura dei confini, guardandolo da un punto di vista di lavorazione ad alto valore aggiunto, metterà in crisi le catene di approvvigionamento, quindi un prodotto complesso non lo potrai mettere sul mercato perché non arriva il pezzo specifico che serve. Ma non c'è anche l'opportunità che magari il pezzo, l'ingranaggino, invece che andarlo a prendere in Cina, magari ce lo produciamo direttamente? Sì, le opportunità di reshoring, innanzitutto questo termine tecnico con cui richiamiamo da noi le nostre aziende, ogni paese richiama le proprie aziende nei confini nazionali, ci sono. Bisogna vedere se queste aziende avranno questo vero richiamo, lo sentiranno questo richiamo come tale, laddove ci sia innanzitutto il fisco che le avvantaggerà. Però veniamo anche con la politica fiscale, poi ritorno alle opportunità. E la politica fiscale, noi con un'economia che va in crisi, le entrate fiscali, il gettito sarà basso. E le uscite per la pandemia che finanzia appunto l'Unione Europea, la BCE, saranno molte. Quindi noi andremo a incrementare il nostro debito pubblico. Ecco, questa è una cosa di cui dobbiamo essere consapevoli. E indebitarci di più in un condominio dell'Unione Europea fatto da invece da partner che sono paesi che invece i conti ce li hanno apposta, il debito pubblico rispetto al PIL, quindi percentuale al prodotto interno lordo ce l'hanno basso, ci mette in una situazione un po' di ancor più imbarazzo. E là dove poi per indebitarci incrementiamo questo debito pubblico con questa misura nota che è il MES, che è il meccanismo di stabilità, che impone comunque una sorta di controllo. Cioè nel momento in cui noi accediamo a queste risorse, peraltro per vostra informazione scarse, sono 34 miliardi a quanto me ne ricordi, loro se ritengono che i fondamentali macroeconomici del nostro paese non siano in linea con i loro parametri, possono optare per farci modificare, per farci rientrare del debito e quindi chiederci misure strappalacrime. Esatto, quasi sicuramente, perché non abbiamo entrate, l'economia si è bloccata e siamo di fronte a possibili tagli della spesa pubblica. Voi immaginate la rivisitazione, non in chiave troica, ma in chiave MES, dei tagli dei salari dei dipendenti pubblici. Cioè, è quello che abbiamo vissuto fino adesso praticamente. Probabilmente accelerato, liberalizzazioni, privatizzazioni, come parlava il collega prima. Però ecco, diciamo che questa situazione viene definita in finanza il black swan, il cigno nero, qualche piccola pillola dal mondo esterno. Il cigno nero è una metafora per cui si definisce un evento che non era prevedibile, che ha effetti molto rilevanti e che a posteriori potrebbe essere banalizzato, considerato in modo inappropriato, giudicato addirittura prevedibile. E in realtà questo cigno nero ha portato una situazione politica, qui vengo alla parte politica, procedo velocemente, cioè la parte economica è gravissima. E la parte politica vede un governo che gestisce questa situazione critica che gli inglesi definiscono, con una metafora bellissima, never catch a falling knife, non prendere mai un coltello mentre cade. E qual è la situazione? La situazione politica è che abbiamo un premier a che fare con un'emergenza, un governo che non ha le risorse, questo è il falling knife. E nessuno vuole salire a bordo di questa situazione, tant'è che si parla di un possibile rimpasto di un governo di unità nazionale, dove qui, udite udite, ci sarà la nemesi di Berlusconi. Cioè Berlusconi andrà a fare, come dire, l'avvocato non più guastafeste, ma giustafeste, nemesi, perché riequilibra su una situazione istituzionale incredibile, ma vero, i paradossi. Però mi interessa anche dire, da un punto di vista, ecco, guardiamo l'Italia da un punto di vista geografico, la criticità, cioè noi dimentichiamo che siamo parte del G7, quindi noi siamo una potenza economica. E una cosa che non viene mai detta, il divario nord-sud, con riferimento al sud,
guardate che è un qualcosa che fa comodo ai paesi del nord Europa. Quindi, quando la Lega aveva questa missione di spaccare, lo dico da indipendente, il sud, il nord dal sud, e sicuramente faceva il gioco dei paesi nord europei, perché provate voi a immaginarvi se noi riusciamo a innestare, a fare un cambio di marcia nel sud. E nel sud l'Italia diventa la prima potenza europea senza ombra di dubbio. E quindi questa è una criticità che potrebbe anche essere una grande opportunità. Dopodiché vedo anche una seconda grande opportunità, sempre il lato politico-istituzionale. La popolazione è stanca. E il DNA italiano, dopo questa grande crisi, noi sappiamo anche dal dopoguerra, che nel nostro DNA siamo in grado di ottenere il meglio dalle peggiori situazioni. Quindi noi metteremo la schiena dritta su questo, di fronte al muro dell'esecuzione, noi perseguiamo la dignità e quindi metteremo la schiena dritta e reagiremo. E questo atteggiamento l'abbiamo assunto dai 160 anni di storia, prima del Regno d'Italia avevamo quella famosa frase Francia o Spagna, purché si magna. In realtà abbiamo dimostrato questa resilienza, ecco, però molto, molto di moda. Dopodiché mi interessa anche dirvi che cambierà, io aspettavo un cambio di istituzione più alla Presidenza della Repubblica che alla Presidenza del Consiglio, quando questo avverrà ci sarà una nuova chimica, una nuova cosmetica, una nuova dialettica istituzionale, perché chi arriverà non potrà permettersi di parlare con politici che non sono in grado di gestire il dialogo con lui, e questo anche l'opinione pubblica dall'altro lato lo percepirà, quindi la classe politica farà i conti con questo cambiamento e dovrà cambiare la dialettica. Speriamo che la cambino anche i media. I media, come dire, siccome io da giornalista mi permetto di dirlo, visto che lavoro, lo scrivo anche nella chat ogni tanto, guardate sempre chi è l'editore del giornale, della televisione, di qualsiasi cosa, prima di vedere perché viene data quella notizia. Fatevi sempre la domanda del perché, cioè non è una questione complottista o dire, ma semplicemente oggi scherzando con Rosella mentre facevamo la chat, dicevamo, ma come mai questi grandi imprenditori che magari hanno delle grossissime aziende sanitarie poi tengono in piedi dei giornali che non si leggono? Facciamoci delle domande, se considerate gli agnelli che adesso hanno comprato, insomma, il gruppo Jet, insomma, ci sono tutta una serie di cose. Pensate sempre che dietro un editore c'è un portatore di interessi, cioè non esiste un giornalismo che è un giornale. Quando si parla di fake news, cioè a me mi vengono le, come dire, mi viene la pelle d'oca se penso a come vengono costruite certe notizie da persona che lavora in questo settore da 25 anni. In questa evidenza storica ci ha fornito una fantastica opportunità per ridefinire quella che è la narrazione politica, economica, sociale, culturale, filosofica. Ma questo poi ne parleremo dopo e diamo la possibilità a tutti di... Esatto, perché l'idea era proprio quella di creare uno scambio tra di noi. Io vorrei guardare su Fabrizio Corrias, che ha scritto questa bellissima frase, in Bhutan, calcolano la felicità interna lorda. E Fabrizio, tra l'altro, qui come sapete la Eleonora che ci ospita e che è il moderatore insieme a me, poi anche a Eleonora chiederò appunto... è un'astrologa, ci sono diversi astrologi, io da tantissimi anni studio astrologia e Fabrizio è uno degli astrologi, quindi e oltre che insomma essere una persona di grande interesse in tanti campi, quindi come dire, eravamo pronti, Fabrizio? Dunque, io penso che a queste cose, specialmente se non ci sono dei precedenti, chiaramente essere pronti c'è chi ci si può trovare in modo più naturale in certi eventi, no? E quindi a qualcuno magari calzano meno strette le scarpe. Certamente questo è un evento che scombussola. Come tale, per me, per come la vedo, è sicuramente un evento poderoso, nel senso che poi tra l'altro dà delle opportunità che in altro modo non c'è. Noi siamo degli animali abitudinari, quindi tutto ciò che rompe l'abitudine, la tendenza a ripetere un po' degli schemi fissi, ci fa vedere delle cose nuove fondamentalmente. Certo, poi ci deve essere la disponibilità, l'osservazione di,
di queste cose nuove e di ciò che ci mostra una realtà che ci fa osservare noi stessi da un punto di vista diverso. Ecco, io lo vedo magari con la lente dell'astrologia e quindi ho una chiave che è la mia e che è questa. Ho sentito con molto interesse appunto la chiave dell'economia, che devo dire, benché non ci capisca una beneamata mazza, ma ascolto con molto interesse proprio perché tanto distante dalla mia formazione, da quello che io ho a disposizione, quella cultura che mi dà opportunità grandissime, ecco, per quello che riesco ovviamente ad acchiappare. Tra l'altro questo per gli astrologi, per tutti quelli che studiano le scienze parascientifiche, questo è un momento straordinario dove vediamo che la scienza non è poi così sicura e dove la comunità scientifica non è poi così concorda. Cioè abbiamo visto che la comunità scientifica, cioè che la scienza, no, perché c'è stato un momento che la scienza era diventato un dogma, no? L'ipse dixit era quello dello scienziato. Credo che questo paradigma in questo periodo sia stato... Adesso, per carità, c'è Sabina qui tra i nostri relatori che è una ricercatrice del CNR, poi magari anche Sabina vorrei avere... Certamente, no, ma il discorso è che la scienza, la medicina in particolare, che nella sua prassi è molto vicina all'astrologia stessa, lavora con, diciamo così, una certezza che non è quella della matematica, certamente. Quindi sono scienze umane, scienze umanistiche, che quindi hanno una loro, diciamo così, un loro margine di errore che avviene, di fatti l'abbiamo visto, dai vari giudizi che vengono dati nella considerazione della valutazione della malattia stessa, dell'evento. Quindi l'astrologia è alla stessa stregua. Noi lavoriamo e facciamo dei giudizi, operiamo attraverso un fattore che è l'unico veramente incontestabile, che è l'astronomia. Quindi andiamo a misurare i fatti astronomici, i moti degli astri, la loro luminosità, quindi la magnitudine e quant'altro, e quindi poi operiamo un giudizio. Scusa, una cosa, siccome diciamo che gli astrologi, io stessa, cioè in questo periodo si è parlato tantissimo, perché poi dal punto di vista astrologico, intanto c'è un astrologo contemporaneo, cioè del secolo scorso, Andrea Balbo, che è morto recentemente, sì, che è un libro di una ventina di anni fa, aveva previsto praticamente che questi sarebbero stati i periodi di schifo. Poi abbiamo una... No, non vi scrivo, no, però ho detto che saranno il picco più basso di un periodo che poi dovrebbe recuperare, cioè saremo nella fase più discendente in assoluto di un picco. E questo l'ha detto l'astrologo moderno, no? Con questa teoria dei cicli planetari, che c'è, tra l'altro c'è Luciano che ha studiato proprio, perché noi a gennaio avevamo fatto un evento, che cosa ci riserva il futuro? Devo dire che avevamo detto che sarebbe stato un anno complicato, ma come dire... Cioè, gli eventi ci hanno un po' superato nella previsione. E sì, dal punto diciamo che tu sei uno studioso di astrologia antica. Dal punto di vista dell'astrologia antica sei andato a vedere le aitia, come direbbero, cioè le cause che potrebbero essere ricondotte a questi eventi che stiamo vivendo? Allora, qui andiamo proprio sulla fallacia dell'astrologia, nel senso che, per quanto mi riguarda, quella che viene detta che sarebbe l'astrologia cattolica, che poi viene tradotta con astrologia mondiale, cattolica proprio in quanto universale, ha molte tecniche e sono state tramandate molte tecniche, tra queste le teorie delle congiunzioni, che sono le congiunzioni dei pianeti superiori, Marte, Giove, Saturno. Il fatto però che queste congiunzioni, tipo quella Marte-Saturno, avviene ogni circa 2 anni, quindi fa di sé insufficienti queste congiunzioni per dare spiegazione di questi eventi. E difatti, che io sappia, tranne un astrologo indiano che ho letto aver previsto nel 2019 questo evento della malattia, pandemia e tutto quanto, da verificare le fonti, perché a me me l'hanno dato per buono, quindi io non saprei adesso questo, però azzardarsi appunto a una previsione mondiale con i metodi dell'astrologia cattolica, che ho visto molte volte mancare, compreso quello di Barbolle, che tu hai giustamente anche nominato, cioè ne ha prese alcune anche molto interessanti, come la fine dell'Unione Sovietica e quant'altro, ma ne ha anche mancate molte altre. Quindi io, ecco, dato che non è una fede,
l'astrologia, devo dire che io non ho mai dato molta fiducia. Io volevo, visto che adesso ho dato, come dire, per par condicio, volevo dare la parola a Sabina, che appunto invece è una ricercatrice del CNR. Poi non so se ci sono qua nel gruppo altri che si occupano di scienza come te, così. E tra l'altro tu eri presente al nostro evento Che cosa ci riserva il futuro? E hai parlato. E... Ma infatti devo dire così, come prima, innanzitutto vi voglio salutare e abbracciare virtualmente tutti, perché è un tale piacere ritrovarvi anche in questa maniera così un po' distanziata e sentire soprattutto questi, come al solito sono strabiliata, non perché sia sorpresa, però insomma ogni volta, come dire, è un piacere riverificarlo dal livello di queste conversazioni. Veramente grazie, perché siete... stimolanti sotto una serie di proprio in tutte le materie, proprio una cosa meravigliosa. E detto questo, quindi insomma fatico anche un po' a parlare, perché no, mi sento, come dire, indegna, però insomma detto questo, sì, io le parole di Luciano mi si sono tatuate e questa spiegazione appunto del cavo del momento difficile in arrivo, diciamo, mi sono venute in mente subito quando poi è esploso questo casino, da scienziata appunto. no, ma Anna Maria, lo sai, ogni volta quando posso, quando ho l'occasione di parlare in questo contesto, anche in altri, sa che io sono molto non ortodossa. Ora c'è una bellissima serie, Gero, che si chiama Unorthodox, e quindi io sono contro l'ortodossia anche nel mondo della scienza, in questo senso, cioè massimo rispetto, massima, come dire, ma anche massima apertura mentale, per cui l'individuare la scienza e confonderla con la religione e con la fede, secondo me, è uno di quegli effetti negativi di questo passaggio al mondo materialista che abbiamo visto in questi ultimi secoli. Cioè, ognuno deve fare il suo mestiere, e se lo scienziato si... cioè, il bello ce lo insegna l'ultimo degli arrivati. Il bello della scienza è il metodo sperimentale. Il metodo sperimentale funziona se dubita sempre di se stesso. Cioè, la teoria non è un dogma, la teoria deve essere provata e confutata, e si va avanti così. Quindi, se da una parte io capisco che il consulente scientifico abbia un valore per un politico, assolutamente, perché prendere le decisioni che comunque sono, diciamo, affidate alla politica, senza avere degli elementi di conoscenza, per quanto limitati e allo stato dell'arte, è chiaro che veramente altro che astrologia, ci vuole la palla di cristallo dei maghi. Quindi ne capisco, come dire, la necessità anche di richiesta di sì o no, è giusto, è sbagliato. Però diciamo che si chiede alla scienza, e molto spesso purtroppo alcuni scienziati si prendono anche questa, anche per motivi così personali di narcisismo o di ricerca fondi, o semplicemente di rivalità e di concorrenza, si prendono anche molto spesso la briga di dire sì o no anche oltre le loro competenze e la possibilità di vedere come andrà. Però ecco, in questo senso è vero che questa situazione ha mostrato, secondo me, contemporaneamente, come in tanti altri campi, tutto il bello e tutto il brutto della scienza, in qualche modo. C'era una battuta che sentivo girare in questi giorni, che parlava dei virologi che improvvisamente, insieme alle statistici, nessuno se li filava prima, adesso sono diventate delle star mondiali, e diceva che l'affidabilità del virologo era inversamente proporzionale alle sue comparsate televisive. E quindi, diciamo, secondo me... Anche perché, scusami, se sei sempre in televisione, quando fai il tuo mestiere... Esatto, per cui... Questa cosa l'ho trovata molto divertente e anche molto vera. E di contro, secondo me, ancora una volta, scusate se tocco un tema che a me mi è molto caro e molto chiaro anche, così come si parlava prima della sanità e dell'istruzione,
anche la parte della ricerca scientifica va finanziata non solo attraverso i rapporti con i privati, che posso capire che abbiano anche una funzione in alcuni settori, però la famosa ricerca di base va finanziata a livello statale, nazionale, perché se no siamo veramente tutti nei guai, perché si seguono solo quelle cose che sono economicamente vantaggiose e ci perdiamo i virus da sotto il naso per tanti diversi. Economicamente vantaggiose mica tanto, è come vantaggiose se tutto rimane così. Esatto, no, come... cioè... esatto, fra l'altro, diciamo miopemente economicamente vantaggiose. Una cosa che ci sta insegnando veramente questo periodo, secondo me, in tutti gli ambiti, è la lungimiranza. Cioè, questo secondo me è il grandissimo insegnamento. Ok, oggi è così, ma domani potrebbe non esserlo più, essere meglio, essere peggio, ma comunque non in una condizione. Non è detto che sia così. Esatto, quindi previsioni a più largo respiro, in tutti i campi. Sì, è così, e se posso fare un commento personale anche di come sto vivendo questo momento, che sto passando varie fasi, un po' come tutti, insomma, penso, e certamente la scoperta all'interno di noi stessi, nella nostra parte più umana, per tanti versi, di risorse inaspettate, insospettabili, a cui effettivamente sappiamo che possiamo attingere, secondo me è un'altra di quelle cose positive che secondo me sarebbe bene che ci portassimo anche oltre, quindi la lungimiranza, la flessibilità, l'aspettarsi l'inaspettato, che insomma secondo me è un concetto molto interessante. E poi un'ultima cosa, che qui Andrea come psicanalista junghiano probabilmente potrebbe sicuramente illuminarci e dirci molte cose. Io ho anche notato uno strano rapporto spazio-tempo, cioè il confinamento dello spazio è corrisposto ad una sorta di dilatazione del tempo un po' tipo favola, cioè un po' bella addormentata nel bosco, siamo tutti un po' incantesimati in qualche modo. Finisco con questa cosa molto poco scientifica. Che dice? E cedo la parola. Andrea, che dici? Questa sorta di tempo non tempo favolistico? Beh, ti ricordi, Gero, quando abbiamo fatto quella conferenza, convegno sulle favole, sulle fiabe? Quanto è stato bello. Sembra un secolo fa, Sembra un secolo fa, a proposito di dilatazione del tempo. Se ti ricordi, io avevo iniziato il mio intervento dicendo c'era una volta, in un posto lontano, lontano, dicendo che non era soltanto il tempo della fiaba, era anche il tempo dell'inconscio, è il tempo psichico, no? Che non è scandito dall'orologio. No? L'inconscio, quello che è successo quando avevo 5 anni è influente quanto quello che è accaduto ieri. Quindi sono d'accordissimo, Sabina, esattamente. Adesso abbiamo anche il tempo, abbiamo un'autorità, cioè che è Luciano Drusetta, che è... Luciano, ti dico, ormai... cioè dopo questa cosa del ciclo che abbiamo... Addirittura ho un'autorità. Ho visto Luciano che ha messo anche in condivisione un grafico, e magari mettilo. Facci sognare, facci sperare. Che... visto che, come dire, che il piccolo abbiamo visto, adesso vediamo... Facci vedere la vetta. Per la vetta bisogna aspettare ancora un pochino, ma la risalita pur nel... Allora, chi non lo conosce, Luciano Drusetta è un astrologo a cui a gennaio ho dato il compito proprio di studiare i cicli planetari, questi famosi cicli di Andrea Balbo, che dicevano che questo sarebbe stato un periodo di schifo. E quando noi l'avevamo letto a gennaio abbiamo detto Madonna, perché parlava anche di pestilenze così, no? Cioè, Madonna, Barboccia, è un po' esagerato. No. Devo dire che eravamo noi che eravamo un po' troppo ottimisti. Sì. Esatto. Non eravamo pronti, come dice Gero. Ma intanto, appunto, partendo anche dalla famosa domanda, eravamo pronti. Nel mio caso è un ni. Ora, gli astrologi hanno questa abitudine interessante di vantarsi, l'avevo predetto.
molti di voi, alcuni di voi erano presenti i primi di gennaio, mi sembra. Sì, era il 16 gennaio. Ecco, quando ho mostrato questi grafici e ho definito questo un anno di svolta. Basandomi semplicemente su una teoria di André Barbeau, che è giustamente, come diceva Fabrizio, una teoria che a mia volta, anche in queste settimane, mi sto prendendo la briga di verificare un pochino meglio, perché a volte combacia con l'andamento storico della realtà e a volte in effetti no. È comunque una teoria molto intrigante. E per non parlare, se non altro, di catastrofi, pestilenze, guerre e carestie, ero arrivato a proporre una visione un pochino diversa di questi avvallamenti, di questi picchi negativi come questo che state vedendo adesso, dicendo vabbè, sono anni di svolta, però devo dire che con quello che è avvenuto dopo non sono affatto soddisfatto di questa mia previsione, cioè penso che non sia stata una buona previsione, perché comunque lo scenario che si è aperto subito dopo era comunque difficilmente prevedibile. Mi pare che in uno dei suoi testi, scritti comunque nel secolo scorso, Barbeau fa un accenno, ma appena appena così, a una possibile catastrofe o comunque crisi. Guarda, io me li sono andata a rileggere in questi giorni, perché appunto lui dice che questo il 2020-2021 sarebbero stati degli anni in cui il picco sarebbe stato più basso in assoluto, e poi già dal 2025-2026 invece sarebbero stati il periodo migliore, e comunque sarebbe stato un periodo molto più buono, e sarebbe stato un periodo di svolta. Quindi chissà se questo André Barbeau ci ha preso, magari gli economisti, gli astrologi, il mondo del lavoro, gli psicologi, se magari si mettessero tutti quanti insieme, magari riescono magari a trovare. Secondo me c'è del vero in questa teoria. La teoria sostanzialmente dice che quando c'è un affossamento di questo indice, che adesso magari non torno a spiegare, ma no anche perché qui non è soltanto per far vedere quello che avevamo detto. Comunque, quando c'è un affossamento di questo tipo, si suppone che sia un periodo particolarmente critico per la storia dell'umanità. Quindi questo suppone anche comunque una visione storica. Noi stiamo parlando di attualità, e forse soltanto fra 10 anni riusciremo ad avere una visione retrospettiva di quello che sta veramente accadendo in questi giorni. Mentre invece quando ci sono i picchi positivi si suppone che siano periodi di maggiore espansione, benessere e avanzamento sociale e culturale. Io quello che ho rimarcato in gennaio e ritengo sempre valido è che comunque subito dopo questo affossamento di quest'anno, che però viene calcolato questo indice il 1 gennaio di ogni anno, quindi non so se durerà mesi, settimane, se cambia a fine anno, però sicuramente già dall'anno prossimo al più tardi, però potremmo avere già dei segnali positivi prima, questo indice inizia a salire e come vedete dal 2020, 2030, 2027, 2028 la risalita è anche molto ripida, molto repentina. Quindi credo che comunque quello che sta accadendo adesso lascerà dei segni molto pesanti, non necessariamente negativi, e ci obbligherà comunque ad affrontare una realtà nuova che, a mio avviso, qualcuno forse più attento a certe notizie, come dicevo l'altra volta, a pagina 785 del televideo, magari ci sono trafiletti o notizie di qualche blog alternativo, altrimenti qualcuno potrebbe anche dire sì, però sarà una realtà molto più brutta di questa di adesso, perché stanno succedendo tante cose. Io nonostante tutto continuo a essere ottimista, quindi ritengo che in effetti passerà questo periodo brutto, però ci obbligherà e obbligherà un po' tutta la struttura dell'organizzazione umana
quindi a livello societario, a livello di lavoro, a livello di economia, di politica e anche di relazioni sociali, a un futuro diverso, che però non credo che sia peggiore di quello che avevamo prima. Io volevo passare la parola, qui ci sono tantissime persone e mi piacerebbe che parlassero tutte, perché tutte hanno una grandissima esperienza, che c'è Patrizia, ad esempio, che è una giurista, in questi giorni ci ha messo anche delle informazioni sulla privacy. Volevo però passare adesso la parola a Virginia, che tra l'altro ha una scuola e quindi e organizza praticamente eventi tutti i giorni, cioè organizzava eventi tutti i giorni in 4 e 4 8, e lei, tu sei una sociologa, hai una scuola di cancer, ti sei trovata in 4 e 4 8 anche lì a passare a tutta un'altra modalità, a tutto un altro modo di lavorare anche. Sì, ci ha preso, come hai detto giustamente tu, Anna Maria, molto in contropiede tutta questa situazione. Fortunatamente ci è venuto incontro la tecnologia e anche una grande capacità di adattamento dei contenuti e anche dei docenti, delle persone che collaborano con l'associazione. Personalmente è stato molto doloroso, perché poi tra l'altro il Covid-19 è arrivato proprio nel momento in cui ricadeva a un anno dalla nascita della sede, alla quale tutti avevano partecipato, veramente inclusa te, alla sua realizzazione, uno spazio che avevamo tutti quanti sognato proprio per condividere questi momenti di scambio, di crescita, di consapevolezza. Qui c'è anche la nostra vicepresidente Antonella Loi, quindi veramente è stato a metà marzo abbandonare la sede, perché di fatto non siamo più potuti andare neanche lì, a livello emotivo, ma non solo professionale, particolarmente faticoso, è stata, diciamo così, una triste coincidenza. Poi ovviamente ti rendi conto del privilegio che hai nel poter stare a casa, nel poter comunque organizzare la tua attività, e quindi l'attenzione è stata anzi come poter cercare di stare vicino alle persone che comunque sono, diciamo così, più prosaicamente meno fortunate di te. E noi, come sai, basiamo l'attività soprattutto sui valori dell'ascolto, dell'empatia, dell'accoglienza, essendo appunto l'associazione Il Valore del Femminile e portando avanti la scuola di formazione in counseling che si basa su questi aspetti. Quindi abbiamo cercato di mettere in opera tutta una serie di iniziative a sostegno delle persone, come lo sportello gratuito d'ascolto, piuttosto che i gruppi di incontro, e insomma momenti che potessero aiutare anche ad aiutarci, perché poi l'associazione si compone oggi di oltre 70 persone, quindi comunque si è visto che a fronte di tanta difficoltà, in alcuni casi anche sofferenza, un po' come la Fenice, no? Che risorge dalle ceneri, poi tutto questo ha smosso anche tante risorse, tante qualità, capacità anche creative, talenti inespressi fino a questo momento per mancanza di tempo. Ed ecco, quindi, come dire, i mille volti e anche le contraddizioni di questa fase, che, come direbbe Corrado, non finisce qui. Comunque, secondo me le sfide sono ancora molte da affrontare. Ecco, la cosa che noto, Anna Maria, è proprio la flessibilità, la grande elasticità, e soprattutto questa è la fase che io definirei del non attaccamento. Tutte quelle che sono stati i modi consueti di lavorare, di relazionarci, di portare avanti le attività, e cioè vanno come se si smontassero giorno dopo giorno. Tu ti abitui a un'idea, poi il giorno dopo c'è il decreto ministeriale che ti dice che le cose non sono più come prima. Quindi, in una parola, impermanenza. Impermanenza anche, sì, grande non attaccamento, impermanenza, grande adattabilità, perché se, come dire, ci si irrigidisce in certe forme, oppure ci si preclude la possibilità anche di sperimentare nuove forme di stare insieme, come stiamo facendo oggi,
Ci si perde proprio, ci si perde, mentre invece ecco tanti spunti, tante riflessioni, tante possibilità proprio di creare insieme. Quindi bisogna mettersi in gioco, bisogna sperimentare, bisogna uscire dalla propria zona di comfort a maggior ragione e cercare, come diceva il collega, lo psichiatra prima, di non combattere quest'ombra, ma insomma di mettersela un po' più a braccetto, no? Perché se continuiamo a dire che c'è questo nemico fuori che dobbiamo combattere, questo non fa altro che metterci in una condizione di separazione, di conflitto e di giudizio, e qui tutti i presenti sappiamo benissimo che non fa altro che alimentare uno stato poi di paura e di limitazione. Invece abbiamo bisogno di attingere alle nostre qualità, alla nostra capacità. Mi è piaciuto molto il discorso dell'economista rispetto alle qualità del popolo italiano, no? Che di fronte poi alle grandi sfide noi sappiamo poi rialzarci, attingere a questo patrimonio culturale che ci contraddistingue e metterci a schiena dritta e procedere in avanti, guardando proprio al futuro, ma facendo anche tesoro delle esperienze che abbiamo vissuto in questa fase. Io l'ho detto anche, l'ho scritto anche in questo periodo, che nei mesi precedenti abbiamo fatto 2000 eventi, diciamo così, veramente tanti. In questo periodo non mi sono sentita di organizzare eventi, un po' perché avevo bisogno anch'io di cioè un silenzio interno, non so come dirlo diversamente, e anche perché c'è stato un momento in cui tutti si erano buttati sull'online, mi arrivavano corsi, fai ginnastica, respira, dormi, impara, diventa leader di te stesso, sviluppa la tua capacità di leadership. Cioè a un certo punto dico vabbè, basta, voglio, lasciatemi in pace, non so come dire, fatemi fare quello che mi pare, non mi rompete le scatole con tutti questi 70. Cioè sembrava quasi bambini che i genitori gli devono far fare, che ne so, dalle 1 alle 2 il corso, poi dalle 2 alle 3 quell'altro, cioè ma c'è anche un momento per... mi aggancio per dire un'ultima cosa, è come se ci fosse anche la paura della pausa. Esatto. Fatemi stare sul divano lasciatemi in pace, la mia empatia la sviluppo domani. E quindi per quello io per 2 mesi ho deciso di non fare nulla, proprio perché, e poi anche perché con tutte queste morti che abbiamo, cioè alle 18 del pomeriggio avevamo questo bollettino della Protezione Civile, che comunque era un bollettino pesantissimo, e credo io, siccome poi avendo tutte le agenzie davanti agli occhi praticamente vedevo in tempo reale tutto quello che stava succedendo, ho pensato che il momento del lutto è anche un momento di silenzio, e quindi non me la sono sentita, quindi per questo ho lasciato fare agli altri e ho pensato che era giusto almeno per me in quel momento stare zitta, non avevo nulla che potesse dare veramente valore. Però volevo, siccome oggi abbiamo parlato anche dei decreti, di tutta una serie di temi importanti, perché cioè, tra i vari argomenti c'è la psiche, c'è l'economia, il lavoro, ma anche il diritto, perché noi ci siamo trovati dal giorno prima al giorno dopo che praticamente pure per andare a fare, portare il spasso il cane, dovevamo avere la giustificazione, non potevamo uscire di casa. Quindi volevo chiedere a Patrizia una sua visione anche dal punto di vista del diritto. Allora, innanzitutto buonasera e grazie per darmi la parola, un abbraccio a te Anna, che è una vita che non ci vediamo, ma prima o poi tornerò a Roma da te. Patrizia, oltre ad essere un avvocato, ci conosciamo da una trentina d'anni perché abbiamo abitato insieme quando facevamo l'università, quindi è una conoscenza di quelle che fanno storiche. Storiche, proprio. E lei vive nelle Marche, a San Benedetto del Tronto. Quindi... come pianeti di prima. Allora, no, io volevo dire innanzitutto, facendo una piccola premessa, che da un punto di vista giuridico e all'interno della situazione italiana già era disastrata in sé, cioè la situazione dei tribunali, dei processi era già molto tutto... vivevamo già in un momento di emergenza continua e fissa, quindi diciamo che a noi in teoria questo momento non ci avrebbe dovuto prendere, poi perché cioè, tanto di sorpresa, perché in teoria dovremmo già essere abituati, e su questo è vero, perché
ci siamo dovuti diventare dei informatici per il processo civile, e, però c'era, c'avevamo come punto di riferimento il nostro processo penale, che era quello tranquillo in cui ci si andava, si potevano fare le discussioni, c'erano tutta una serie, la procedura penale era rimasta, diciamo che abbiamo avuto, abbiamo uno dei migliori codici di procedura penale scritti negli ultimi anni, a parte qualche defaianza degli ultimi governi, che però alla fine tutto sommato si tende ad ottenere una giustizia, diciamo, non tendente alla verità, perché la verità processuale è una cosa, la verità in sé in assoluto non ce l'abbiamo mai. Quindi fattuale nemmeno all'interno del processo non si ottiene. Però al di là di questo, questa pandemia noi ci ha, diciamo, attualmente con l'ultimo decreto noi abbiamo tutti i termini sospesi fino all'11 di maggio. Quindi a partire dal 9 di marzo all'11 di maggio praticamente non si è fatto più un'udienza, né civile né penale, con tutto quello che comporta, a parte le eccezioni che sono esclusivamente quelle relative ai arresti, quindi ai processi per direttissima, alle emergenze, alle situazioni dove si trattano, dove ci sono i minori, quindi al diritto di famiglia per i minori, che però hanno l'urgenza però di essere definiti, e l'urgenza chi la definisce? Il giudice discrezionalmente. Quindi ciò che magari per un cittadino è urgente non lo è per il giudice e viceversa. Quindi questo rende ovviamente tutto ancora e maggiormente nebuloso. Cioè la situazione, se noi viviamo nella continua sospensione, non solo dei termini ma anche della nostra vita, perché poi io mi sono ritrovata da un giorno all'altro, io il 9 di marzo sono stata prima in tribunale in Ascoli, poi in tribunale a Fermo, poi sono andata in carcere a Fermo, poi sono tornata e non potevo più uscire, cioè il giorno dopo, quindi mi sono ritrovata catapultata, chiusa in casa, con mi sono portata un po' di fascicoli da lavorare a casa, perché in alcune zone se ti fermavano, cioè qui da noi non sembrerebbe, però ho letto articoli di giornale che molti avvocati sono stati multati perché andavano in studio e chi l'aveva fermato aveva detto che quello non era una cosa urgente, cioè quindi c'è stata secondo me anche cioè questa cosa delle autocertificazioni fatte in questo modo, se incontri una persona normale, diciamo così, che capisce la tua esigenza, bene, se incontri una persona integerrima ti fa la multa, e la legge non ti consentiva di avere una motivazione per controbattere, a meno che tu poi dopo, vabbè, io facendo l'avvocato dico vabbè mi farà la multa, poi gli farò ricorso e poi andremo avanti, ma non tutti hanno la capacità poi o anche la forza, non solo economica ma anche mentale, di andare lì a fare un ricorso, perché anche se ti fanno un ricorso di 400 euro, e tra l'altro c'è la possibilità che questo vada anche da un punto di vista penale, perché per alcuni casi c'è anche un decreto penale di condanna che quindi ti va a incidere anche da un punto di vista del casellario giudiziario, quindi questo è una vera e propria condanna penale, cioè è un reato penale in alcuni casi. Lo spostamento quando non è previsto determinate condizioni, cioè se io ho i miei genitori che vivono a 20 chilometri, mio padre ha 95 anni, mia madre ne ha 85 e non li vedo da 2 mesi perché ringraziando Dio stanno bene, ma io non posso andare a trovarli. Quindi questo è stato, cioè da un punto di vista giuridico c'è stata sicuramente una forzatura anche delle nostre libertà costituzionali, come scrivevano alcuni anche l'altro giorno in chat. Ma il problema è che poi, se andiamo a vedere bene all'interno della Costituzione e avendo fatto un decreto alla fine di gennaio in cui c'era previsto che nei prossimi 6 mesi ci sarebbe stata un'emergenza sanitaria, l'avevano scritto già il 21 gennaio, quindi cioè alla fine di gennaio, ora il giorno esatto non me lo ricordo, quindi questo significa che comunque loro qualcosa sapevano
di certo e cosa, e a noi ce l'hanno detto a distanza. Emanuela di... Della Tana che sta scrivendo: ho chiamato la polizia per sapere se potevo andare alla camera mortuaria per salutare la mia migliore amica e mi hanno risposto che non era una parente, quindi non ero nulla per lei. Io sono andata a piedi, cioè... Quindi 5 km andare, 5 tornare, ero sola anche nella camera mortuaria, sono andato ugualmente, nessuno mi ha fermato, era un mio diritto. Cioè, ci rendiamo conto, però io la stessa cosa, perché poi Rosella lo sa, perché ci siamo anche viste una volta, io ho mio padre da solo a Iesi, io sono a Roma, ho preso la macchina da sola 3 volte, sono venuta con uno zaino pieno di autocertificazioni, perché mi avevano detto che tutte le volte che ti fermano, ti prendono, te la ritirano, per andare da mio padre, con tutta la paura e il rischio del caso, che poi nella c'era nessuno, quindi se mi succedeva qualsiasi cosa, praticamente ero sola per la strada. E quindi è stato veramente una cosa molto particolare. Sì, è una cosa particolare e c'è una contrazione sicuramente dei diritti fondamentali della nostra Costituzione, che cioè anche la libera circolazione, che è determinante, però essendoci questa emergenza sanitaria, la vita va sopra tutti gli altri diritti, perché poi gli altri diritti non possono, quindi possono essere compressi, purché siano limitati. Io l'unica cosa che voglio aggiungere, che è la cosa che a me preoccupa più di tanto, facendo anche penale, è che hanno inserito e hanno firmato, anche molti, cioè quasi tutti i consigli degli ordini degli avvocati, hanno firmato dei protocolli d'intesa con le procure, con i tribunali, proprio per fare le udienze a distanza. Allora, su questa cosa... magari 3 parole ve le dico, non cerco di non andare in termini tecnici, però se da un lato un processo civile potrebbe anche essere fatto a distanza, perché è quasi tutto scritto e viene tutto depositato già da anni telematicamente, da un punto di vista di un processo penale, per me, io sono assolutamente contraria, come le camere penali italiane, che per questo periodo, magari per questi 2 mesi, per le urgenze, finché c'è questa sospensione, per le urgenze, per i detenuti che bisogna farli, cioè, tra l'altro è sempre l'avvocato che può scegliere se andare comunque in tribunale oppure no, ma se il mio timore, la mia paura più grande è che questi poi ce lo lasciano anche ordinariamente, cioè anche finita l'emergenza, e questo sarebbe una violazione totale del diritto penale, del processo penale, perché il processo penale è orale, è veloce, dovrebbe, però almeno è orale ed è immediato, ok? Anche perché sentire un testimone sarebbe... abbiamo imparato a usare l'udienza a distanza, facciamo l'udienza a distanza, quindi è anche molto più facile sentire un testimone che invece di fare 1000 chilometri lo sentiamo da casa. No, perché la prova si assume il dibattimento, e anche la testimonianza può ed è diverso quando il luogo da dove uno parla, cioè un conto è parlare in un'udienza di tribunale, un conto è parlare da casa mentre magari ti passa mio figlio, come il figlio dietro, come faceva prima, cioè, e tra l'altro c'è dire, oppure c'è qualcuno che ti costringe a dire determinate cose, esatto, che ne so, che lì non c'è qualcuno con la pistola, ma anche semplicemente un foglio, la testimonianza non si può leggere se stai davanti a un tribunale, ma anche io a percepire la sensibilità per fare una domanda a controesame, cioè non è possibile. E anche, tra l'altro, siccome già i magistrati vogliono zittirci a noi avvocati, in questo modo mi levano la parola col tastino e col computerino e io non parlo più, cioè, ma non è perché io non parlo, ma è perché io ho ho il dovere deontologico e professionale di anche difendere le persone che magari apparentemente potrebbero essere colpevoli e magari non lo sono, ma è una lesione, una contrazione eccessiva, quindi finché è per questi casi eccezionali, per questo periodo, altrimenti no. Per il resto... cioè, tra le persone che sono collegate c'è anche Paola, che fa l'insegnante.
E Paola si è trovata nel giro di 4:48 a fare lezione online, ti sei trovata a casa a fare lezione. Com'è andata? Mi sa che va attivato l'audio, Paola, devi attivare l'audio, Eleonora, non so chi deve attivare l'audio. Io l'ho attivato, ma deve farlo lei, perché eccola. Paola, devi attivare adesso l'audio. Adesso okay, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Sì, okay, perfetto. Allora, chiaramente l'ultimo giorno di scuola mio è stato il 5 di marzo, alle 14:30 credo ci hanno comunicato che poi dal giorno dopo non saremmo più andati a scuola, quindi abbiamo dovuto imparare da autodidatti proprio tutta la un nuovo modo di insegnare. E devo dire che è stata una sfida bella sia per noi docenti che anche per i nostri studenti. Cioè, è stata proprio una gara di solidarietà, perché appunto da zero non è stato semplice, però insomma stiamo andando adesso a regime, diciamo. E, al di là di questo, ecco, io insegno anche diritto, tra l'altro, e insomma ritengo e quotidianamente, diciamo, mi confronto anche con i miei studenti, cerco di sollevarli anche da un punto di vista proprio psicologico, perché più che il contenuto ormai, per quanto si fa ovviamente lezione in video lezione, ma certamente bisogna come dire supportarli proprio psicologicamente, perché sono giovani in un'età particolare, quindi dedico un po' di tempo proprio anche al come dire ad un approccio che tenga conto della loro condizione anche psicologica in cui si trovano. E devo dire che ecco questa situazione però mi auguro che sia transitoria e che presto poi torniamo alla normalità, perché fare lezione a distanza non è esattamente la stessa cosa. Noi proprio per il materiale umano che abbiamo davanti ci interessa non solo dare dei contenuti, ma anche farli crescere questi ragazzi, dargli una, come dire, trasmettere dei sentimenti, un'educazione, e abbiamo bisogno di un contatto umano. Quindi si spera, come dire, di una ripresa, come ci ha promesso il ministro, insomma a settembre dovremmo tornare a scuola, non si sa ancora come, però anche adesso per gli esami di Stato leggevo poco fa che non tutti sono d'accordo nel farli insomma a scuola, ma addirittura si vorrebbero fare a distanza. Forse prendendo le dovute precauzioni è possibile invece farli in presenza. Okay. I supporti su cui sperando che comunque i ragazzi che vanno a scuola sono pochi, sono soltanto i maturandi con dei testimoni, i docenti, quindi credo che lo si possa fare questo. Comunque insomma una bella esperienza, non eravamo pronti ovviamente neanche noi, all'inizio i ragazzi erano contenti, appena appresa la notizia che non si sarebbe andata a scuola, naturalmente come dire hanno fatto grida di gioia, però adesso vi assicuro che invece non vedono l'ora di tornare a scuola, perché l'aspetto della socializzazione è fondamentale anche per loro. Ma per quanto riguarda i supporti che venivano che vengono usati... Non so se mi sentite. Mi senti, Paola? Sì. Mi senti, Paola? Sì, sì. Okay. Allora, molte famiglie lamentano il fatto che i ragazzi sono stati lasciati completamente allo sbaraglio perché non potevano avere accesso a, che ne so, i tablet o dovevano usare quelli dei genitori, eccetera. Molte famiglie che avevano solo, che ne so, il telefonino o magari non c'avevano neanche il piano tariffario, cosa si sono sentite un po' tagliati fuori da questa emergenza. Come da insegnante, come l'hai vissuta e cosa auspichi per il futuro prossimo, spero a breve termine? Allora, nell'ipotesi in cui dovesse continuare questo tipo di didattica a distanza, tutti i ragazzi dovrebbero essere messi nelle stesse condizioni, quindi essere dotati di un tablet, quantomeno perché ancora adesso, nonostante anche la mia scuola abbia dato un aiuto e consegnato ad alcuni studenti in difficoltà dei tablet, non l'ha potuto consegnare a tutti. E quindi questo determina una situazione di disagio, di differenze,
non ancora tutti riescono a collegarsi. Ecco, queste differenze devono sicuramente essere superate, perché il diritto allo studio deve essere garantito a tutti in egual misura. Credo poi che sia anche un problema di connessione di linee, cioè molti non hanno la linea internet a casa, quindi anche se hanno il tablet poi non possono collegarlo, quindi questo secondo me per settembre ci dovrebbero pensare, perché sanno, cioè io so un po' di queste cose perché faccio parte del consiglio d'istituto della scuola di mio figlio e so che la dirigente ha mandato la circolare che darebbero i tablet a tutti, a chi ne ha bisogno. Ma il problema è che molti non hanno la linea, se non sul cellulare. Dal cellulare non è possibile lavorare a scuola, insomma, quindi... Io volevo passare adesso un'altra cosa, perché poi Lucia tra l'altro ci deve lasciare, che c'ha un compleanno online, perché ormai si fanno anche compleanno. Tra le persone che ci sono questa sera c'è anche Lucia Picardi, che oltre ad essere una amica è anche una manager dell'azienda in cui io lavoro. E tra l'altro ieri sera ci siamo sentite, ha detto non ho mai lavorato così tanto, perché stiamo lavorando tutti smart working e praticamente c'è il lavoro H24, cioè una cosa... Esatto. Ma in realtà più che lavoro H24 è una compressione dei tempi per via dell'eliminazione degli spazi, degli spostamenti. Cioè la cosa terribile che sta capitando con questo smart working è questa impossibilità di avere tempo per pensare, mettiamola in questo modo, perché in questa abbiamo portato nel mondo virtuale il nostro modo di lavorare fisico, che prevede riunioni, continui confronti con le persone. Ma questo probabilmente non va bene perché comunque ti costringe a una sovraesposizione. Io sono seduta qui la mattina dalle 8:30 fino alle 8:30 di sera, questo è il mio bagno, per cui in realtà non abbiamo più nemmeno i tempi degli spostamenti. Se poi togliamo a questa cosa i tempi sociali, il caffè con i colleghi, il pranzo con i colleghi e quant'altro, si sale veramente su una grossa ruota da criceto, per cui in realtà c'è anche i parrucchieri chiusi, gli estetisti chiusi, esatto, per cui sì, diciamo che credo che telelavorare ci debba portare anche a ripensare al modo di lavorare in questo senso, perché non è più possibile pensare di tenere se stessi e i propri collaboratori impegnati davanti al computer. Bisogna probabilmente limitarsi a parlare ogni tanto di quello che si sta facendo e non pensare che quello che facevi nella realtà esterna funziona anche in questo mondo, perché altrimenti, come diceva giustamente Gero, non avendo altri tempi e pensando che, giustamente, c'è qualcuno che scriva che il tempo del lavoro che arriva nella vita privata, sì, uno degli errori che si sta facendo è quello di pensare vabbè sono le 8 di sera, ma tanto che ci avrà da fare la persona dall'altra parte. Proprio ieri cazziavo ferocemente il mio capo perché ha messo una riunione alle 18 e io davanti a tutti gli altri partecipanti ho detto nel mondo reale tu il giorno prima del ponte alle 18 una riunione non l'avresti messa mai, perché non ci sarebbe venuto nessuno, anche se solo mezz'ora. Quindi sì, andrà sicuramente rivisto, perché io penso che questa situazione durerà ancora molto, proprio per preservare la salute delle persone, andrà sicuramente rivisto questo modo di lavorare, per non ritrovarci come in una di queste realtà di film, meglio ancora di romanzi distopici che tanto piacciono a me e a Gero. Io tra l'altro volevo adesso, stavo vedendo che siamo quasi 2 ore, io ho visto che c'è tra le persone anche Deborah Coletta, tra le persone collegate. Ciao, Deborah, oltre finalmente ce l'ho fatta. È un medico, un urologo e lavora a Tor Vergata, che è un centro Covid. Centro Covid, 19, sì. Quindi ti volevo chiedere, come dire, la tua esperienza... Eravamo pronti? Non eravamo pronti affatto.
non eravamo pronti affatto, e tra l'altro diciamo anche l'organizzazione all'interno dell'ospedale non è stata proprio lineare, e diciamo io diciamo ho trovato assurdo determinate scelte. Sicuramente avevamo bisogno di strutture con sale intensive, con la rianimazione, visto insomma quello che stava succedendo a Bergamo, e quindi ovviamente era diciamo prevedibile che molti ospedali avrebbero offerto o accettato, questo poi non si sa, di diventare centro Covid, anche se secondo me per la maggior parte è stata una scelta economico-politica per le aziende. Comunque, a parte questo, diciamo che l'organizzazione logistica non è stata da me condivisa, come da molti miei colleghi, perché all'inizio, proprio perché non eravamo pronti, hanno fatto diciamo dei trasferimenti di reparto, e credo che non sia mettere il centro Covid, reparti Covid nelle torri dove poi c'erano gli altri reparti, obbligando alcuni reparti a spostarsi altrove. Io insomma, dal mio piccolo, sicuramente poi le strategie diciamo aziendali sono sempre più o meno condivisibili, però io mi sarei aspettata, come hanno fatto alcuni altri ospedali, che il centro Covid venisse magari messo in un'unica torre, per esempio la torre 9, che è un po' più lontana dalle altre torri, come ha fatto il Gemelli mettendo il Covid alla Columbus, come ha fatto il Policlinico Umberto I che l'ha messo all'Eastman. Perché? Perché comunque, voglio dire, all'inizio non si sapeva quanto era alta la contagiosità nel nostro paese, a Roma in particolare. Non sapevamo all'inizio se si poteva ripetere la situazione di Bergamo. Per cui io credo che non sia stato diciamo intelligente togliere per esempio l'ematologia e mettere il Covid proprio di fronte ai trapianti di midollo. Ad esempio tu che fai l'oncologa, tra l'altro, per chi ha problemi diciamo che per noi all'inizio, insomma, perché anche noi, nonostante siamo medici, siamo esseri umani, eravamo spaventati, non sapevamo contro cosa stavamo, dovevamo lottare, non lo conoscevamo, era questo sconosciuto. Adesso non è che lo conosciamo più di tanto, però voglio dire, già abbiamo messo dei puntini sulle i. Però, ecco, per quanto riguarda l'organizzazione interna dell'oncologia, noi ci siamo attenuti a quelle che erano le disposizioni aziendali, e cioè abbiamo chiuso gli ambulatori di follow-up trimestrali, quadrimestrali, semestrali. Alcuni pazienti continuano a venire anche annualmente dopo tanti anni. Quindi quelle le abbiamo chiuso, e all'inizio abbiamo comunicato loro che potevano inviarci tutta la documentazione sull'email dell'oncologia del PTV. E nel frattempo una mia collega in particolare si attivare una piattaforma dove insomma questa sorta di visita virtuale sia insomma più verosimile, insomma più immediata. Invece per le altre visite, quelle urgenti e le prime visite CUP, quelle sono aperte, è aperto il The Hospital, è aperto il reparto. Come funziona? Il paziente deve venire munito di della mascherina, se non ce l'ha gliela diamo noi, anche se noi, apro una parentesi e la chiudo, abbiamo le mascherine da poco tempo. Quindi prima visitavate senza mascherina? Sì. Quelle chirurgiche dobbiamo firmare per averne una 12 ore, cioè io faccio 12 ore, quella mascherina volendo essere proprio ottimisti dura 4 ore, no? Quella chirurgica, io la devo tenere 12 ore,
dalla mattina e devo anche firmare. Ultimamente poi, diciamo da circa una settimana, il primario poi ha voluto che cambiasse qualcosa nella visita ambulatoriale, perché comunque il paziente, anche se diciamo abbiamo messo delle strisce per terra per mantenere la distanza, ma se io sono costretta a visitarlo non posso dire io non la visito perché stiamo in emergenza Covid, anche perché tutto quello che è successo, cioè sicuramente il Covid merita tutta l'attenzione che gli stiamo dando, però ci siamo dimenticati di tutte le altre patologie, perché non si muore solo di Covid. Per esempio, mi è capitato che una paziente particolare che ha fatto una chemioterapia, ha ripetuto la PET, aveva un nodulo che era ingrandito, unico, polmonare, ed era ipercaptante, quindi doveva fare una toglierlo in bazza, una metodica, insomma. Allora, la mia collega chiama l'IFO non è più disponibile per emergenza Covid. Allora io intanto passati 2 mesi e mezzo allora io chiedo alla nostra chirurgia toracica, mi dicono di sì. E alla fine dice sì, la chiamo dopo Pasqua. Dopo Pasqua sono passate 2 settimane e non c'è stato nulla. Intanto c'è stata un'evoluzione clinica, perché la paziente mi ha mandato delle foto con un eritema a livello mammario, e quindi io ho chiamato la mia collega referente mammella, le ho detto: guarda, dobbiamo fare la chemioterapia perché non possiamo aspettare che la finestra terapeutica si stringa e che la terapia diventi inefficace. Quindi insomma ci sono altre, secondo me, criticità che adesso sono ancora più evidenti, come per esempio i pazienti che fanno terapia ambulatoriale e che quindi prendono una chemioterapia, anche se per bocca, sottocute e intramuscolo, sono chemioterapie, oppure terapie biologiche che hanno degli effetti collaterali importanti e che dopo un certo tot di cicli devono essere ristadiate, cioè si deve fare un controllo. Allora, mentre per i pazienti ricoverati di The Hospital noi abbiamo un canale preferenziale, per i pazienti ambulatoriali, per come insomma è concepito l'ambulatorio, i pazienti, quelli che vengono in follow-up, ci possiamo anche stare. Facciamo l'impegnativa e devono loro cercarsela. Ma i pazienti che ambulatorialmente prendono una terapia, noi prescriviamo una terapia, gliela diamo fisicamente oppure vanno giù in farmacia a ritirarla, sono sempre il nostro carico. No, funziona la stessa moda degli ambulatoriali in follow-up. Cioè, noi facciamo impegnative e poi sono fatti loro. Quindi non è cambiato nulla alla fine, cioè con tutto questo, cioè le persone si trovano sempre a vivere. È peggiorata. Tra l'altro io Deborah la conosco da molti anni perché è stata una delle oncologhe che ha seguito mia mamma, quindi posso dire che è una delle persone più umane, oltre che brave, che io conosca. Grazie. Dopo tanti anni. C'è quella questione anche dei tamponi. No, c'è poi la questione dei tamponi che non vengono fatti ai sanitari. Tu, ad esempio, sei stata... Io il tampone non l'ho mai fatto, ma tra l'altro ti posso dire una cosa. Adesso hanno detto, poi non so quando mi chiameranno, quando l'emergenza Covid sarà finita. Per carità, i colleghi che vanno proprio al Covid, è giusto che ce l'abbiano. Intanto apro e chiudo una parentesi. Molti nostri pazienti, allora c'è un foglio da compilare in cui c'è scritto: hai avuto contatti con persone provenienti da zone rosse che poteva andare bene all'inizio la zona rossa. Adesso insomma siamo tutti in zone rosse, ci sono persone che sono positive senza sintomi, no? E va bene. Poi nel foglio c'è scritto: hai avuto febbre, tosse, dispnea. Sono tutti sintomi di chi fa la chemioterapia. Di chi fa la chemioterapia. Allora io gli devo dire: no, non puoi venire, devi stare a casa 15 giorni. Cioè, c'è stata una discussione anche insomma con gli apicali, chiamiamoli così, proprio per questa cosa. Cioè uno che c'ha dispnea da 15 giorni, ma uno che ce l'ha da 2-3 mesi e che adesso siamo riusciti a
non farlo includere in quelli che sono sospetti Covid, capito? Però gli altri che invece hanno un ingombro mediastinico e possono avere una dispnea anche da una settimana non possono venire. Quindi, cioè, diciamo che da questo incontro, perché io ringrazio veramente tutti per aver portato la propria esperienza, perché qui ci sono veramente dei grandi professionisti che conosco, anzi se ci sono delle altre persone che io non ho invitato a parlare, se vogliono portare la loro esperienza, esatto, se hanno delle domande, delle cose da proporre, per questo è stato un nostro primo incontro che abbiamo fatto dopo 2 mesi praticamente di silenzio stampa, questo lo possiamo dire. Quindi se ci sono delle domande, delle cose che volete dire, chiedere, mi fa veramente tanto piacere intanto rivedervi, e siamo tutti qua, questo già è una bella notizia, come dire. E poi non così scontata. E poi vi volevo dire che faremo degli altri incontri, e quindi adesso ripartiremo con modalità nuova. Leonora, ci sei ancora? Sì, vi sto ascoltando. Ah, no, perché tu non hai mai parlato. Tu, Eleonora, sì. Eri pronta a tutto questo? Sì, poi, sì. No. Eleonora è la nostra padrona di casa oggi, perché è lei quella che ci ha ospitato nella sua casa di Zoom, diciamo. Mi avrei ospitati volentieri anche a casa, e che è impossibile. E tra l'altro Eleonora sta facendo una cosa molto bella, una delle poche iniziative che ho seguito è stata quella di Eleonora, che ho messo anche nella chat dell'Alchimista, perché ha fatto delle meditazioni per aiutare le persone a superare l'ansia e lo stress, lei e suo marito Marino, e quindi non sviluppa la tua leadership, ma come dire, ascolta te stesso, magari stai un po' meglio in questo momento, quindi... Sì, sì, perché ci sono, lo saprà poi meglio di me lo psicologo, che ci sono delle persone veramente in crisi, anche solo per il fatto che devono vivere in 40 metri quadri, erano abituati a muoversi, soprattutto i cinestesici sono quelli che veramente stanno soffrendo maggiormente, quindi attraverso la respirazione, eccetera, insomma, si possono ottenere grandi risultati. Sì, allora nella chat chiedono una cosa, no? Tu avevi dato la suggestione di Saturno in Capricorno. Ricorno, Saturno in Acquario. Sì, esatto. L'astrologo che è in noi. Esatto. Volevo proprio dire questa piccola cosa. Intanto volevo dividere, faccio breve l'intervento, la parte astrologica dalla parte che riguarda tutti noi e che abbraccia tutti noi, al di là delle nostre culture, delle nostre conoscenze, dei nostri ambiti professionali. La domanda era, potevamo insomma prevedere una cosa del genere? Non rendersi conto? Secondo me, che ci fosse qualcosa che non andava e che non poteva durare così a lungo questo modo di vivere la vita, sì. Perché abbiamo dato, cioè quello che è mancato secondo me è il tempo per osservare in maniera neutrale e silenziosa ciò che ci circondava. Che venga dall'alto, le stelle, o che venga dal basso, la natura, ma anche gli altri esseri umani, guardarsi, ascoltarsi, potevamo tutti renderci conto che così non si può continuare perdendo la propria umanità. Infatti abbiamo un corpo che ben ci insegna, che abbiamo una testa che è verso il cielo, no? E quindi una mente da sviluppare, da nutrire, però abbiamo anche dei piedi che dovremmo tenere ben piantati per terra. Invece quello che ho l'impressione, e poi c'è un tronco, no, che fa da tramite, ecco, quindi c'è una testa per pensare, un corpo per agire, un volere, ma anche le emozioni che fanno da tramite. Invece ci siamo, secondo me, persi, conoscendo molta gente, anche ognuno con i propri perché, nel fatto che non si aveva mai tempo per fermarsi. Mai tempo. E questo tempo, adesso però, cioè, obbligatoriamente ci siamo dovuti fermare tutti. E l'avviso, adesso tiro fuori la parte astrologica, di osservazione, c'è stato anche proprio noi che studiamo, studiosi, è uno studio che durerà una vita, perché si parla di stelle, di esseri umani, quando mai si finirà di conoscerli, no?
le stelle, i pianeti ci avevano ben avvisato nel tempo. Perché? Perché solamente avere quattro pianeti, soprattutto Plutone e Saturno, molto lenti, e tutti quattro pianeti in Capricorno, a un certo punto il Capricorno insieme al Cancro governa l'asse verticale dello zodiaco, no? Cioè la spina dorsale, è il momento dei solstizi che viviamo ogni anno tutti noi, no? Cosa fa il Sole quando arriva al solstizio? Cambia direzione. Ecco, tutti questi pianeti in Capricorno in realtà erano disposti in parte ancora adesso da Saturno. Ancora adesso sono così più o meno, cioè un po' si sono spostati, ma non un po' si sono spostati, Saturno poi tornerà indietro per poi, ecco, ma sono disposti, cioè sono tutti a casa, diciamo, no? A proposito di casa di Saturno. E Saturno archetipicamente cosa significa, no? Significa essenzialità, significa anche silenzio, significa fermarsi. Quando sento oddio arriva Saturno, no? Nello zodiaco, perché? Perché Saturno è un duro maestro, in qualche maniera crea degli ostacoli, ma mai, mai, non c'è mai nulla contro di noi. Anche le cose più terribili come quelle che stiamo vivendo, mi è venuta in mente una cosa buffa, ben rappresentata da Walt Disney in un cartone animato, che però descrive molto bene la realtà in maniera buffa. Fa vedere un duello fra la Fata Morgana e Mago Merlino, non so se qualcuno l'ha visto, no? E a un certo punto lui si trasforma in leone, quell'altro, insomma animali sempre più grandi, più terribili, draghi. Chi sconfigge il drago più grande? Il virus. Ora, questo per quanto sia un insegnamento terribile per tutti noi, infatti dopo fa vedere Mago Merlino con la, che ha letto K.O. ed era Mago Merlino, cioè la conosceva lunghe le cose, no? Ecco, quindi penso che ci richiami, possiamo trarre a livello proprio di umanità un grande insegnamento, proprio intanto di radicarsi in questa incertezza di un passato che non può più tornare, ma questo lo era già prima in realtà, no? E un futuro che è molto incerto, perché con Nettuno in Pesci e con tutte queste pressioni, in realtà chi è che conosce veramente ciò che sarà? C'è un richiamo a vivere il presente. Cioè, il qui e ora. Qui e ora. Cosa posso fare io in questo momento, qui e ora? E anche un richiamo a proposito di Saturno a una responsabilità di ognuno di noi, perché siamo tante cellule di un corpo unico. E se ognuno di noi può mettere il suo, con tutti i nostri limiti, perché ognuno ha i suoi, di vario genere, economici, di vario genere, no? Però ognuno può fare qualcosa. E se dopo pensiamo che tutti questi pianeti andranno in acquario, no? Mi viene in mente questo esempio. Da Capricorno, quando c'è un grande peso in un segno, si esalta il segno opposto che è il Cancro, cioè il radicamento in se stessi, si va verso l'era dell'acquario, no? Noi non credo che la vedremo, però in ogni caso la stiamo preparando, no? E quindi cosa vuol dire? Arrivare a una fratellanza universale, a una famiglia universale. Ti pareva che non c'era il lato ecologista della fratellanza universale massonica e poi con il richiamo all'oroscopo, ai pianeti, ma qualcosa di religioso lo vogliamo dire? Scusa, chi vogliamo, tra tante narrazioni che emergono, ho sentito parlare dell'oroscopo, della fratellanza universale massonica, ma una narrazione che dice che questo Covid è un castigo divino, la possiamo fare? Posso scusa, ti puoi presentare? Io sono Andrea Zepponi, sono un insegnante di scuola media e ho avuto questo link dall'Istituto Ellenico di Cultura sto sentendo delle cose molto interessanti, però vorrei inserire anche un qualcosa che esula da tante narrazioni che è l'oroscopo, i pianeti. Allora vorrei che anche un qualcosa di religioso e di cristiano venga detto,
cioè che questo Covid, perché non configurarlo in una narrazione che fa parte della, di una narrazione cristiana, cioè no, il fatto che l'umanità sta andando verso un mondo distopico, anomico, anticristico, e questo Covid è semplicemente un avvertimento, un castigo, una dimensione trascendente che ci avverte di fermarci, di non andare avanti. Allora vorrei che vi confrontaste anche su guarda, con io questa credo ipotesi. Che cioè, io non tu sei non ti conosco perché non ci siamo, non sei mai venuto, mi sembra, agli incontri della Chiesa. No, no, mi sono inserito, ma se volete me ne vado. No, anzi, grazie per il tuo intervento. Mi fa molto piacere. Se ci sono anche altre persone che vogliono portare la propria esperienza, mi fa molto piacere. Certo è che questa, come dire, che questa esperienza, quello che stiamo vivendo, ha messo in crisi tanti modelli e quindi... Ma quello religioso no, c'è una spiegazione, non è che cioè, io vi offro una spiegazione, cioè così, una provocazione che può dare adito a una spiegazione, visto che dobbiamo recuperare una dimensione spirituale, ecco, allora la butto lì, perché non ritornare a un'idea religiosa dove il trascendente ci aiuta a capire. No, sai, io credo che qui forse tu non ci conosci. New Age. Cioè, no, diciamo che no, non è New Age assolutamente. Diciamo che comunque tutt'altro, nel senso che comunque io sono dell'idea. L'età dell'acquario. No, però noi, diciamo che partiamo dall'idea che l'uomo sia corpo, mente e spirito. E quindi il problema molto spesso è che di questo modello di società attuale, che noi abbiamo pensato alla mente, abbiamo pensato al corpo. E ci siamo dimenticati della componente spirituale. E forse tutto quello che sta accadendo ci è un invito. Prima Andrea, non so se tu ti sei connesso all'inizio, parlava proprio della nigredo, quindi della fase di trasformazione. Alchimia, esoterismo. Ma adesso c'è anche la religione. C'è anche Cristo. E comunque in ogni caso, cioè, tutto questo ci rimanda a una componente della nostra vita. Cioè, Emanuela, quando parlava del fatto che ha avuto la perdita della sua amica, che l'ha aiutata moltissimo proprio stare in una sorta di contemplazione spirituale, perché probabilmente credo che appunto questi due mesi ci abbiano anche consentito di entrare in contatto con la nostra componente. Solo avere fede in questo periodo, cristiana, buddista, cosa, eccetera, ha aiutato e aiuta. Poi ognuno di noi la fede la vive nella propria dimensione. Io credo che la fede sia una dimensione personale, e quindi ognuno la vive nella maniera che si sente tutto. Personale può anche essere l'oroscopo, i pianeti, ma guarda, allora tutto allora rientra anche questo tipo di narrazione, no? È giusto. Penso che una delle immagini più forti di questo periodo sia l'immagine del Papa che fa l'omelia davanti a San Pietro. Ed è criticabilissimo perché il Papa non fa più il Papa, ed è anche per questo che semmai c'è una spiegazione. Perché io vi invito tutti ad andare a guardare la puntata di Report che ha fatto la volta scorsa, che ha parlato proprio di questo attacco al Papa da parte del potere, certo, delle destre Papa... americane e delle destre europee, quindi ma la politica non c'entra. No, qui perché il Papa che sposa l'ecologismo e non dovrebbe. Dio è amore, non è punizione. Mi spiace. Comunque adesso volevo chiedere se c'erano anche altre persone che volevano magari portare la propria esperienza. Ho visto che c'era Luciano Sciara pure, che ha seguito i nostri incontri dell'alchimista tante volte quando in presenza. Come hai vissuto questo periodo? Poi le persone come hanno vissuto questa fase personale, cioè dal punto di vista proprio del proprio vissuto personale? Non si sente? Leonardo, puoi aprire tutti? Io l'ho aperto, ma non... forse deve aprirlo anche lui, sai?
Luciano? Luciano, Schiara, apra. Non riesco ad aprire. Forse ha chiuso lui. Io non so se ci sono altre persone che vogliono portare il proprio contributo, se no io chiuderei anche, perché poi questo incontro è nato veramente così. C'è Federica, tra l'altro, con cui c'è Federica Sacco. Tu, Fede, come l'hai vissuto questo momento? Federica è la persona con cui ho fatto il progetto, abbiamo fatto insieme il progetto Cose mai viste al Museo delle Civiltà, a cui alcuni di voi hanno partecipato, altri dovevano partecipare. Evento bellissimo. In realtà, come l'ho vissuta? In casa come tutti, diciamo, portando la spesa una volta a settimana alla mamma 85enne, portandole le medicine, e niente, nel senso, però devo dire, grandi idee, grandi incontri, una situazione secondo me, diciamo, che non mi è dispiaciuta. Come tante persone mi è dispiaciuta poter, diciamo, fare le cose, anche rifletterle in modo differente, senza troppa angoscia, senza troppi pensieri. Sì, anch'io, insomma, il bollettino come tutti alle 18 ad ascoltare il numero dei deceduti, il confronto con i giorni prima e vedere questa cosa, diciamo, non si abbassava, un po' d'angoscia sicuramente l'ha messa, però insomma. Tu, Federica, hai sempre lavorato nel campo appunto museale, artistico, eccetera, e adesso appunto c'è stato proprio con questa chiusa totale, c'è stato un po' proprio una serrata di, passami il termine, di esperienza culturale diretta. Secondo te, alla fine di questo di questa serata, come si può fare tesoro di questo momento per un futuro appunto anche museale? Ma guarda, allora i musei si stanno, diciamo, molti si stanno riorganizzando e stanno anche rivedendo, diciamo, alla luce di quello che è accaduto, come probabilmente riapriranno alcuni il 18, alcuni musei inizieranno, diciamo, le loro attività il 18, adesso stanno cercando di capire quali, quando, eccetera, come. Eccetera. Il come, perché devono essere sanificati quasi tutti i musei, quindi, come dire, anche qua si apre tutta una questione su come sanificare i musei, perché insomma sicuramente l'utilizzo di alcune sostanze all'interno di un museo può creare problemi, è una tela del 1300, del 1400, quindi sicuramente questo è un problema. Stanno però facendo, diciamo, come l'associazione con cui collaboro, ICOM, cioè l'International Council of Museums, no, continua a lavorare anche in modo molto, diciamo, sostenuto, quindi continuiamo a fare riunioni, incontri e ci stiamo confrontando su questi temi. Quindi, insomma, tutto sommato, appunto, dal punto di vista delle attività, non si è fermato quasi nulla, se non all'inizio, ma poi, come dire, ci siamo tutti riorganizzati. Cosa ci aspetta il futuro per tutte le persone che sicuramente perderanno il lavoro, che avranno grosse difficoltà, e niente, capire come ci riorganizzeremo, speriamo che sia un'occasione per tutti, diciamo, anche per rivedere. Sicuramente, insomma, tutti hanno apprezzato il fatto che non ci sono più rumori per strada, perlomeno io qua ho notato qua a Roma che la spazzatura adesso non c'è più, quindi questo è interessante capire come mai. Sì, è vero, è come se si fosse volatilizzata. Io però strano, perché in realtà le persone stanno molto di più in casa, no? Quindi in realtà dovrebbero consumare anche di più. E di una roba che da quando sono a Roma non ho mai più visto, sono tornate le rondini, cose che erano completamente scomparse. Sì, quindi ci sono delle cose strane. Noi guardavamo sotto l'altro giorno, appunto sotto casa mia, che come sai era praticamente una discarica davanti a Roma Capitale, tutto pulito, quindi ci sono anche delle cose positive in tutto questo. Speriamo che se le ricordino anche dopo. Infatti, sicuramente, insomma, speriamo in questo. Quindi sì, insomma, è un'esperienza di sicuro particolare. Se a gennaio qualcuno ci avesse detto che avremmo visto tutto questo, non ci avremmo mai creduto, però. No, noi poi con il nostro tempismo, era tipo l'8 di marzo, abbiamo presentato un progetto per Federico II. Prendeva praticamente promiscuità massima, nel senso che la gente doveva dormire nelle tende, cose di questo tipo, quindi diciamo... No, non è una cosa, però insomma abbiamo avuto proprio, siamo state proprio, eravamo proprio pronte, devo dire. Abbiamo capito tutto proprio, quello che sarebbe accaduto da lì a poco. Ragazzi, se qualcun altro vuole... Ho una domanda, posso? Sì, certo. Anna Maria, scusatemi, intrometto.
Ho una domanda, vado su un tema un po' spigoloso di cui non parla la TV e volevo chiedere agli amici medici, quindi non so se c'è un virologo e tutto. No, ma abbiamo una pediatra, abbiamo una biologa. Okay. Siccome mi hanno telefonato per dirmi questa cosa, sempre per il discorso della piazza, mi è stato detto che in Italia ci sono 3 milioni di persone che vanno in un certo qual modo, hanno l'abitudine di andare almeno una volta, non so in quanto tempo, dalle prostitute. Le prostitute registrate, mi pare di ricordare, sono 90.000, comunque noto, vuoto per pieno. Ma i giornali, nessuno ha mai parlato di questo come veicolo di diffusione del virus. Allora, siccome mi è stato detto che questo potrebbe essere un'altra di quelli, dei bocchettoni come di diffusione, non so, volevo sapere se era sensato questa sollecitazione che mi era stata fatta. I numeri ci sono tutti, eh. Non so se c'è qualcuno che ha qualche conoscenza in questo ambito. Cioè, se c'è stata qualche produzione scientifica, qualche pensiero in tal senso, perché poi sembrerebbe che la questione sia andata avanti, ecco, quindi non è stata sollevata da nessun fronte. Mi sono permesso anche per la schiettezza del dibattito, ecco. No, vabbè, adesso questo non... Io non lo so, no. Se qualcun altro voleva aggiungere... No, basta, no. Un'ultimissima considerazione... dunque, non, per quanto riguarda la prostituzione, ho visto le notizie della chiusura dei grandi centri della prostituzione nelle grandi città europee, però per il resto non so niente. Ma per quanto riguarda una brevissima, un brevissimo auspicio, vorrei chiudere con questo brevissimo auspicio, che questa pandemia... aiuti a creare delle sinergie per superare quella che è una visione meccanicistica dell'uomo e anche naturalmente della natura, che è nata con Cartesio sostanzialmente, che vede l'uomo come un insieme di parti, e questo insieme di parti possono essere, in una visione poi successiva anche con la scoperta appunto dei batteri, queste parti possono essere in qualche modo infettate da batteri o da virus. Quindi, diciamo, prendere sempre in considerazione il pezzettino dell'uomo e anche l'agente infettante diciamo, come responsabile della patologia. Perdendo invece quella visione olistica della persona che dovrebbe essere recuperata in chiave moderna, cioè prima in una visione precartesiana ma naturalmente allargata ai tempi moderni. Quindi nessuno, io ho sentito in questo periodo di pandemia parlare ad esempio dell'importanza di quello che gli omeopati chiamerebbero il terreno, cioè su che terreno agisce il virus. Il virus ha la stessa azione su un sistema immunitario sano, su un sistema immunitario malato. Che cosa possiamo fare noi in una visione olistica che comprenda alimentazione, stile di vita, che comprenda anche il rispetto per l'ambiente, per la terra? Cosa possiamo fare per rafforzarci in maniera tale che i miliardi di virus che ci circondano e che sono dentro di noi non abbiano facile presa sul nostro... Io questa domanda la volevo traslare su un altro tema, che è quello del lavoro. Non so se Marino c'è ancora in ascolto, Marino Masucci, perché anche nel lavoro noi siamo abituati a pensare al lavoro come una semplificazione, come un insieme di ingranaggi, non so come dire, no? Quindi la struttura come una macchina piccola che poi crea una macchina complessa. Esatto. E quindi volevo chiederti come vedi il lavoro, per esempio, cioè possiamo pensare il lavoro anche in un'ottica, passami il termine, olistica? Chiedi a me? No, lo chiedeva a Marino Masucci. Mi sentite? Sì. Citavo prima la fabbrica 4.0, no? Nel 2011 la Bosch in Germania ha cominciato a parlare di questa situazione, cioè la capacità del lavoratore di addirittura predire tramite il feedback che può dare l'organizzazione del lavoro temi legati alla progettazione,
alle intuizioni che possono soddisfare di più il cliente, cioè si parla di un lavoratore che è un tutt'uno col sistema produttivo, cioè non più l'esecutore della catena di montaggio dei primi 900, ma un lavoratore che è capace di addirittura intercettare i bisogni del cliente e la capacità pure di incidere sul processo a monte della produzione, quindi addirittura incide sulla progettazione. Ma noi ci siamo da questo punto di vista in Italia? Noi no, perché noi abbiamo ancora un'organizzazione del lavoro purtroppo legata a uno stile fordista, però per esempio la Fiat da questo punto di vista è abbastanza avanzata e sta lavorando molto, ma ci sono anche altre fabbriche, la Ferrari, la Luxottica, ci sono aziende che sono effettivamente avanti. Molto sono il pubblico impiego che è burocratizzato all'ennesima potenza e probabilmente anche la voglia così di una managerialità che non è proprio esente da pecche. Noi abbiamo una classe dirigente purtroppo a tutti i livelli, parlo anche del sindacato chiaramente, dove probabilmente non brilliamo per le capacità, cioè i migliori se ne vanno, tanto per essere chiari, cioè quelli che rimangono sono quelli che effettivamente ci hanno voglia di fare, però tutti i grandi scienziati, a partire da quella che ho citato prima, Mariana Mazzuccato, ma ce ne sono altri due, sono professori che insegnano a Londra, insegnano in Francia e quant'altro, per non parlare dei medici, per non parlare così. Non è detto che restano i peggiori, questo è un sillogismo che bisogna pure sfatare. Però il tema è che c'è un mio amico che è professore universitario e mi dice che la classica domanda che fanno i professori all'esame quando c'è la tesi di laurea, si sta discutendo cosa farai. Allora, mentre prima dicevano io voglio fare finanza, voglio andare a Londra, voglio fare questo, adesso io dico voglio andare via dall'Italia. Cioè tutti i giovani che si laureano hanno come elemento di progetto quello di andare via dall'Italia. Questo è un dramma purtroppo, altro che l'immigrazione, questo è il vero dramma dell'Italia, che formiamo spendendo fior di quattrini gente che si laurea e che poi si riprendono tutti i paesi del mondo. Beh, infatti guarda, in questi giorni io stessa dicevo delle parolacce perché dicevo, ma tu guarda, quello parlava, cioè tutti i nomi italiani che parlavano di tutti i più grandi istituti. Ma tutti quanti parlavano dei più grandi istituti nel mondo, tutti all'estero. Dico, ma è possibile che questi non ce li possiamo avere in Italia? Ma guarda, una cosa che ha detto, che ha scritto adesso Antonella, che secondo me è la battuta perfetta per chiudere, adesso occorre una cultura della prevenzione del benessere condivisa in tutti gli ambiti. Anto, direi che hai colto esattamente. Facciamo chiudere la live. Io direi che chiudiamo, perché anzi vi ringrazio tantissimo, perché questa adesso chiudo, è stata un'esperienza proprio, anche per me, perché poi non l'avevo mai fatta, io poi sono proprio una fisica, quindi per me il computer è anche una sofferenza proprio farlo, però ci siamo, l'abbiamo fatto, è stata una bella esperienza, ne faremo altre, quindi chiudo. grazie. Semplicemente dicendo che portando velocissimamente la mia esperienza di mamma e di donna che ne ha passate di tutti i colori in quest'anno, non so se vi ricordate, c'era il libro di Giobbe Covatta che diceva egli è il prediletto, era ricoperto di piaghe, Abramo egli era il prediletto, che culo, me lo posso dire. È stato un anno, scusate l'espressione, è stato un anno molto pesante e, a livello collettivo eravamo pronti, la domanda è chiusa e la risposta è secca, no, si è visto in tutti gli interventi che non eravamo per niente pronti. A livello individuale invece quello che è un trauma collettivo è un'esperienza intima. Io personalmente ero un po' pronta, perché tutto quello che mi è successo nell'arco del tempo mi ha portato a dire caspita, mi devo fermare. Quindi mi sono guardata intorno e ho detto caspita, adesso sono tutti fermi. E ho pensato a tutte quelle persone come me che si sono ritrovate intorno, persone che si sono dovute fermare anche loro e hanno percepito questa sensazione di dire adesso capiscono come mi sto sentendo io. Questa per dire, no? È una cosa strettamente personale. Però quello che ci terrei a sottolineare
altrimenti veramente mi dilungo troppo e siamo tutti stanchi dopo due ore di dibattito, è che tantissime delle cose che sono state toccate, tantissimo mi ha colpito per esempio il discorso di Marina a proposito del lavoro, o mi hanno colpito le parole di Paola a proposito della sua necessità di insegnare in una maniera sostenibile per i ragazzi, di doverli sostenere anche dal punto di vista psicologico. Verrebbero meno se ci fosse davvero una cultura del benessere psicologico e della comunicazione, ma non per la società della performance, cioè non per far bene, per fare i fighi, ma perché abbiamo tutti il diritto di star bene. E a livello macro io mi porto il non essere pronta nei miei ruoli vari, per esempio nel mio ruolo di mamma che adesso vi sta parlando, e al bambino che di là tra poco mangia, e che dice che bello, che fortuna poter lavorare, però ha sulle spalle la gestione di tante cose. Ma a livello micro ciascuno si porta, Andrea ce l'ha detto benissimo, la sua ombra, si porta il suo pezzo d'ombra, se lo trasporta e se lo porta a casa, si guarda in faccia, guarda se stesso, si guarda intorno e dice ma quello, questa cosa che sto vedendo, fermandovi, mi piace? Mi piace la mia relazione? Sto comoda nella mia relazione di coppia, nel lavoro che ho scelto? Tutte le scelte che ho fatto parlano di me? Oppure parlano di qualcun altro? Oppure parlano al posto di qualcun altro che ha deciso per me in tempi non sospetti? Se ci fosse, caspita, a me mi fa arrabbiare sta cosa, perché gli psicologi adesso devono lavorare gratis, perché sono tanto buoni e gentili, quindi devono fare volontariato. E quando sono andata all'IFO per il melanoma, perché mi hanno tolto un melanoma a novembre e il 12 ho dovuto fare l'allargamento e la resezione del linfonodo sentinella, quindi all'IFO ci sono stata. Io il giorno dell'intervento parlavo con i medici e con gli infermieri e con persone che di solito non vengono mai chiamate per nome, che non solo non si sentono eroi, ma non vengono mai ascoltate nella quotidianità. Cioè, nella quotidianità del loro lavoro nessuno li ascolta, e nessuno ascolta gli insegnanti, e nessuno ascolta le mamme in burnout. Adesso che siamo a rischio Shining, non so se avete visto il film, no? Tanti Jack Torrance rischiano di fare stragi, e penso anche ai soggetti deboli, alle persone vittime di violenza, che dentro casa non hanno un'oasi di pace, ma hanno il loro carnefice. Penso ai bambini che comunque la devono vivere in una maniera del tutto speciale, del tutto particolare, questa condizione, avrebbero bisogno di una tutela maggiore. Se la psicologia fosse nella cultura, cioè se tutti avessimo degli strumenti di base per poterci ascoltare, per poterle capire di più queste cose, queste altre emergenze le riusciremmo ad affrontare in una maniera del tutto diversa. Tutto qua. Grazie Antonella. Grazie. Veramente siete stati un arricchimento enorme. Guarda, io non lo so, ci abbiamo provato, quindi è tutto quello che è avvenuto, è nato l'altra sera, spontaneamente ho iniziato a mandare messaggi alle persone di così. Ma come anche la lotteria. Un sacco di conoscenze intorno, uno spazio bianco con solo accennato. E quindi e guardate che avete creato. Pensa se la meditavate prima. Grazie a voi, perché poi ogni persona avrebbe meritato una conferenza questa sera, cioè, e quindi le faremo, non so con quale modalità, Skype, Zoom, qualsiasi cosa, comunque, perché credo che sia veramente importante che ognuno porti il proprio contributo. Quindi io vi ringrazio per aver dedicato questo 1° maggio a tutti noi. A un lavoro su se stessi. A un lavoro su voi stessi. Cioè, è stata una piccola seduta di quelle che fai tu, Andrea, di gruppo. E quindi vi ringrazio tanto, se c'è qualcun altro. E poi vi volevo dire che faremo altri eventi, quindi rimanete connessi, perché avevamo previsto di fare una cosa sulla magia delle erbe, e quindi faremo una cosa sulla magia delle erbe all'epoca del Covid con le nostre esperte. Poi faremo una cosa sulla fisiognomica e il linguaggio del corpo, che credo sia una cosa molto importante. Poi faremo una cosa specifica per gli astrologi, e poi mano a mano sulla narrazione. Poi insomma, se avete idee, come al solito sono sempre ben accette, mi fa tanto piacere, faccio e vi voglio bene. Anche noi. Grazie, ciao. 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 Grazie.
Ciao. Ciao Beli. Vado, che sennò mio figlio digiuna.